Siamo al penultimo incontro del ciclo di seminari oltre il Mediterraneo, l'Italia e l'arco di crisi dal Nord Africa al subcontinente indiano tra passato e presente, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Baia Aldo Moro, dal Dipartimento di Scienze Storiche dell'Università di Torino, dal Centro di Ricerca e Documentazione Einaudi, che ringraziamo anche perché sta trasmettendo in diretta in streaming questo incontro, e il seminario di oggi anche in collaborazione con l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, la Fondazione Gramsci Puglia e l'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea, che sono felice di rappresentare oggi. Ecco, io ringrazio tutti i presenti, ringrazio in primo luogo i relatori, il professor Garavini, il professor Bettanin, il professor Soave, il professor Monzali, e ringrazio in particolare anche il professor Rosario Milano per avermi coinvolto in questo seminario, che è incentrato questa sera su un tema caldo: la politica estera italiana nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. E partiremo da un volume che è stato dato alle stampe pochissimi mesi fa per i tipi di IB Tauris, Italy and the Middle East, Geopolitics, Dialogue and Power During the Cold War. Ecco, questo volume, appunto, come dicevo, è stato dato alle stampe pochissimi mesi fa ed è curato dal professor Monzali, dal professor Soave ed anche arricchito da una introduzione del professor Antonio Varsori. Ecco, allora, il tema, innanzitutto appunto partiamo dal volume che è ricchissimo e oggi cercheremo di coprire solo una parte appunto degli aspetti, dei temi che vengono trattati in questo volume. Sono tanti, il volume è articolato in tre sezioni, è composto da 15 saggi, diversi sono gli autori, cercheremo di nominarli un po' tutti nel corso dell'incontro di oggi, e dicevo, questi saggi coprono un po' l'intero arco del Medio Oriente, dall'Algeria all'Afghanistan, passando per la Libia, la Turchia, il Pakistan e l'Iran. Sono appunto temi che alcuni dei quali sono stati già affrontati in questo ciclo di seminari prima di oggi. Allora, dicevo, il tema di questo seminario è un tema particolarmente scottante in questi giorni. Torna ad essere un tema di forte interesse non soltanto per quello che sta accadendo sulla striscia di Gaza, nel conflitto tra Israele e Palestina, ma in cui ovviamente il ruolo dell'Italia e della sua politica estera è chiaramente marginale, ma è un tema scottante anche per quello che riguarda la grande questione dei migranti, delle migrazioni e tutto ciò che è legato a questo tema. E ovviamente penso a quello che sta accadendo sulla frontiera spagnola, ma penso anche a quello che sta facendo l'Italia. Proprio oggi la ministra Lamorgese è in Tunisia per trattare di questi temi. Ma torniamo a noi, torniamo alla politica estera italiana nel Mediterraneo e Medio Oriente nell'arco del Novecento e in particolar modo negli anni della Guerra Fredda. Questo è l'argomento del volume, sarà l'argomento di oggi. Farei un piccolo passo indietro, se me lo consentite, giusto per introdurre il seminario. Ecco, l'Italia ha sempre cercato di affermare un proprio ruolo internazionale, un proprio profilo internazionale fin dalla sua unificazione, e ha sempre avuto il Mediterraneo, il Vicino Oriente come primi obiettivi della sua politica estera, che a tratti è stata anche aggressiva, è stata espansionistica. Non voglio assolutamente entrare nel merito e ripercorrere tutte le tappe del percorso che ha affrontato l'Italia per affermarsi sul piano diplomatico, sul piano internazionale, almeno diciamo nei paesi del Mediterraneo. Tra l'altro, un excursus esaustivo in questo senso è presente nelle pagine del volume che oggi presentiamo, a cura del professor Monzali, ma anche del professor Soave. Quindi vorrei solo, ecco, sottolineare alcuni aspetti che poi andremo ad affrontare con i nostri relatori, che presenterò man mano, appunto, che li chiamerò in causa per questioni puntuali.
Allora, la politica estera italiana spesso è stata usata anche come strumento di pressione interna e penso chiaramente alla politica di Mussolini in particolar modo, tra l'altro questo avviene nei primi anni della costruzione del suo stato totalitario. In diverse occasioni Mussolini ha gestito la politica estera come uno strumento per rafforzare il proprio consenso interno. E Duce sapeva, ecco, quanto fosse importante per lui consolidare il proprio potere, la propria figura, il proprio ruolo al di fuori dei confini, e in tal senso, infatti, fondò i cosiddetti fasci all'estero, proprio per diffondere un'ideologia fascista che lo sostenesse anche appunto al di fuori dell'Italia. E tra l'altro, fasci all'estero, appunto, sorsero anche in Medio Oriente. Ma al di là di questo, Mussolini, dopo soprattutto diciamo, il risultato per lui, un successo in Etiopia, vide per la prima volta la possibilità di poter espandere il dominio dell'Italia non solo nel bacino del Mediterraneo, ma anche oltre. E dopo un iniziale appoggio al sionismo, definirà Mussolini la linea che poi diverrà quella costante della politica estera italiana, anche ben oltre il fascismo, sebbene appunto con strumenti, con modalità molto diverse, cioè la linea del dialogo col mondo arabo. E si può dire che appunto questo dialogo con l'Islam sostanzialmente, con i paesi del Medio Oriente, abbia avuto, questo lo sottolineano più volte e chiaramente gli autori e i curatori di questo volume, ecco, dicevo, questo dialogo aveva ovviamente finalità opportunistiche, non era appunto una vicinanza ideale e culturale soltanto al mondo arabo, ma aveva una chiara funzione anti-britannica e, se vogliamo, anche antisemita. Dunque, la propaganda fascista diretta nel mondo arabo, esercitata anche attraverso i microfoni di Radio Bari, e questa è una pagina a cui sono particolarmente legata, che è stata a fondo ricostruita dagli studi di Arturo Marzano, che tra l'altro è uno degli autori dei saggi contenuti in questo volume, ed è oggi anche tema di studio e di ricerca dell'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo che rappresento. Ecco, dicevo, quella propaganda diretta verso il mondo arabo è in questo senso un capolavoro di politica estera verso appunto il Medio Oriente. E sebbene fosse poi ricca di contraddizioni, sappiamo cosa Mussolini stava facendo in Etiopia e in Libia, mentre invece ai microfoni di Radio Bari propugnava l'indipendenza e l'autodeterminazione dei popoli arabi. Ecco, comunque, veniamo all'Italia repubblicana. L'abbiamo detto, il filoarabismo inaugurato da Mussolini rimane un elemento costante anche a partire dal dopoguerra, rimane per tutto il Novecento, nella storia dell'Italia repubblicana. Lo vediamo nelle politiche estere di De Gasperi, di Sforza, che sono molto incentrate sul, diciamo, un realismo di fondo riguardo quelle che erano le concrete possibilità espansionistiche dell'Italia. E proprio con De Gasperi, tra l'altro, l'Italia fu costretta a dismettere i panni di potenza coloniale. E in seguito, soprattutto con Moro e con i governi successivi, assistiamo all'inaugurazione di quella che sarà la doppia politica estera dell'Italia, che sarà appunto una costante nei decenni successivi. Quindi da un lato abbiamo un'Italia legata al blocco atlantico, legata alle sorti, al processo dell'integrazione europea, e questo per forza di cose. L'Italia aveva bisogno di assicurarsi dal punto di vista della propria sicurezza interna, ma abbiamo poi anche un'Italia, come durante il ventennio fascista, legata, diciamo, protesa verso il mondo arabo, verso il Mediterraneo, il Medio Oriente, che in questo caso, nel Novecento, nel secondo Novecento, diventa un terreno fertile, non tanto in funzione antibritannica, ma per altre motivazioni opportunistiche, sicuramente per lo sfruttamento delle risorse energetiche, e questo è un tema che andremo ad affrontare oggi e mi avvio verso una rapida conclusione. Soprattutto l'Italia è legata a questo mondo del Mediterraneo per
questioni culturali, per questioni di identità. Lo sottolineano più volte i curatori del volume. L'Italia è protesa verso il Mediterraneo per una propria identità culturale, si pone in una tradizione, no, di interesse, interesse verso il Medio Oriente e si pone come mediatore. L'Italia diventa ponte per preservare l'identità regionale del Medio Oriente, ma anche per garantire in qualche modo la sfera di influenza, l'influenza dei paesi occidentali. E questo è un po' il nodo centrale che pervade tutte le tematiche che oggi andremo ad affrontare. Ecco, le linee della politica italiana, della politica estera italiana, si definiscono man mano che accadono le grandi crisi, che hanno luogo le grandi crisi in Medio Oriente, a partire dal 67, per poi arrivare con la guerra dei 6 giorni, per poi arrivare al 73 con la guerra di Yom Kippur, lo shock petrolifero. Lì le politiche italiane si delineano e danno luogo ad alcune prese di posizione che poi, di cui poi l'Italia in qualche modo gioverà anche nei decenni successivi. La doppia anima quindi della politica estera italiana si esplica bene ad esempio nella strategia dell'equidistanza in merito al conflitto israelo-palestinese. Da Moro a Craxi, quindi i governi affrontano temi scottanti come la questione dei rifornimenti energetici, il terrorismo medio orientale, il rapporto con la Libia. Ed è lo stesso Craxi, nel novembre dell'85, a delineare la genesi e la storia del filoarabismo italiano, questo appunto subito dopo la crisi di Sigonella. Dice Craxi: non è una mia invenzione questa politica, non l'ho inventata io. E la fa risalire almeno al 74, almeno al momento della prima accoglienza di una delegazione dell'OLP alla Farnesina. Ecco, la posizione di Craxi poi in merito alla questione israelo-palestinese è ben nota, non entriamo assolutamente nel merito. Però appunto, come dicevo, l'Italia ha poi beneficiato di queste posizioni, man mano perderà la sua influenza. Oggi lo vedremo con la fine della Guerra Fredda, con la perdita di una sua possibilità di esprimere una posizione anche distante dall'Europa, distante o perlomeno un minimo differenziata dall'Europa, perderà la possibilità di imporsi come forza con un ruolo internazionale e cambierà un po' tutto con la fine della Guerra Fredda. Ecco, c'è una rottura su diversi piani. Oggi c'è un interesse ancora dell'Italia nei confronti del Mediterraneo e c'è un interesse dell'Europa nei confronti della politica estera italiana nel Mediterraneo. Oggi Le Monde Diplomatique ha dedicato all'Italia e alla sua aspirazione ad essere ammessa alla Corte dei Grandi, così si intitola un articolo di Frédéric Attal su Le Monde Diplomatique. Dicevo, Le Monde Diplomatique ha dedicato un inserto intero alla situazione dell'Italia in questo momento, si intitola Il Mistero Italiano. E c'è un interesse sicuramente adesso per l'Italia, se non sicuramente per il cambiamento che c'è stato a capo del governo, quindi per la novità costituita dal nostro nuovo capo del governo, e spero che oggi arriveremo appunto a parlare anche di questo, della sua posizione e dei suoi silenzi in merito alle questioni medio orientali. E c'è un interesse soprattutto da parte dell'Europa nel capire se Draghi porrà definitivamente fine alle strategie anti-europeiste, alla parentesi, allo scetticismo nei confronti dell'Europa che è stato propugnato negli ultimi anni dai nostri governi. Bene, chiedo scusa per essermi dilungata un po' in questa introduzione, ma se i relatori sono d'accordo, io inizierei rivolgendo al professor Garavini una domanda che sicuramente forse apparirà un po' banale e scontata. Innanzitutto, il professor Giuliano Garavini insegna storia delle relazioni internazionali all'Università di Roma III, è un esperto di politiche energetiche, ma si è occupato anche di integrazione europea, di decolonizzazione.
la sua ultima pubblicazione è del 2019, The Rise and Fall of OPEC in the 20th Century, pubblicato appunto nel 19 dall'Oxford University Press. Il professor Garavini ha nel suo curriculum anche una lunga collaborazione con l'università, con l'NYU di Abu Dhabi. Dunque, gli chiederò, non so se vuole parlare in questo momento o più tardi forse, gli chiederò anche di questa sua esperienza e di come sono i rapporti anche in questo momento, anche a livello accademico, ma non solo, dell'Italia con questa parte del Medio Oriente. Però partirei da lui per chiedergli in sintesi quanto è stato importante il ruolo delle risorse energetiche nella politica estera italiana. Qual è stato il ruolo dell'ENI, soprattutto negli anni di cui trattiamo oggi, nella guerra fredda, a partire dal primo accordo con l'Iran nel 1957, e se è d'accordo con quello che emerge dal saggio di Pierri, contenuto nel nostro volume, in merito appunto al ruolo dell'ENI e alla sua rivalità con la Gran Bretagna. Bene, innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare gli organizzatori di questo incontro e gli autori del libro Paolo Soave e Luciano Monzali, anche per avermi coinvolto in una cosa che per molti versi è più grande di me, nel senso che non mi sono mai molto occupato nello specifico. Di storia della politica estera italiana. Al contrario di storia del petrolio, cioè ho scritto sullo shock petrolifero del 73. La mia connessione potrebbe saltare perché sono all'università, quindi funziona un po' ballerino. Essendo occupato dello shock del 73, del controshock degli anni 80, che anche se è disconosciuto è per certi versi ancora più importante per definire il mondo di oggi, dello shock del 73 e di OPEC, ovviamente l'Italia l'ho in varie occasioni incrociate indirettamente. Quindi mi collego alla domanda e cerco di collegarmi anche al libro per dire quando è che questa storia del petrolio incrocia un po' le vicende della politica estera italiana. E devo dire che nel libro è molto presente il tema del petrolio, c'era poco da fare, è un tema di quelli importanti nel libro. Da dove partiamo le mosse? Si parte le mosse, dal mio punto di vista, forse quello che è il processo più importante avvenuto dopo la Seconda Guerra Mondiale, forse ancor più della Guerra Fredda, che è la decolonizzazione. Non è un caso che uno dei suoi episodi chiave, che è la crisi del canale di Suez, la nazionalizzazione del canale di Suez nel 1956, in qualche modo fa da premessa anche alla creazione della comunità economica europea. C'è la famosa affermazione di Jean Monnet che disse: dovremmo ringraziare Nasser come federatore dell'Europa, avendo diciamo, indebolito gli imperi coloniali britannico e francese, avendo fatto capire all'Europa il pericolo che correva dal punto di vista degli approvvigionamenti del petrolio, perché il canale Suez l'abbiamo visto in effetti anche poche settimane fa, ancora oggi è piuttosto importante, però allora era sicuramente la principale arteria energetica del mondo. Il blocco del canale Suez rese anche necessario rafforzare l'integrazione fra i paesi europei, anche concepire una politica energetica europea. Allora si pensava, un po' come oggi, ho appena letto il neo ministro della transizione ecologica, anche se noi abbiamo fatto un referendum che diciamo, ci ha impedito di percorrere la strada nucleare, parla di dover investire sulle 1.000 piccole centrali nucleari, come se fossero così diverse dalle grandi. Che il nucleare potesse essere un grande settore di cooperazione fra europei.
Dov'è che entra l'Italia in tutto questo? Entra perché proprio alla fine degli anni 50 c'era quel passaggio epocale, sta avvenendo tra l'era del carbone e l'era del petrolio. Il petrolio era diventato alla fine degli anni 50 la principale fonte di energia primaria del pianeta e in particolare anche dell'Europa, e si dà il caso che in Italia esisteva da poco creata una società nazionale del petrolio, internazionale idrocarburi, che aveva un interesse industriale a cercare petrolio, visto che non ce n'era, in Italia c'era gas ma non c'era petrolio, a cercare petrolio dove si trovava. Ed ecco qui che, diciamo, l'interesse italiano ha una politica estera che in qualche modo si interfacciasse con la questione della decolonizzazione, abbracciandola per quanto possibile, coincideva con un interesse industriale della società petrolifera italiana a abbracciare questa politica estera innovativa per ricercare petrolio fuori dall'Italia. E sebbene non sia per forza detto esplicitamente nel libro, infatti è una cosa sulla quale solliciterei semmai gli autori dopo ad intervenire, sembra tutto sommato che questa politica estera innovativa, si chiama neoatlantismo, in cui l'Italia sì resta ovviamente parte dell'Alleanza Atlantica e un alleato degli Stati Uniti, però allo stesso tempo si prende dei grandi margini di libertà non solo con l'Unione Sovietica, ma anche con i paesi del Mediterraneo e dell'Africa, un po' abbracciando queste leadership nazionaliste alla Nasser. Sembra che l'ENI, tutto sommato, di questa politica neoatlantica sia un po' la punta di diamante, cioè se uno deve concretamente dire qual è stato concretamente lo sbocco di questa politica neoatlantista italiana più evidente, in qualche modo l'ente nazionale dei carburi e il suo presidente Enrico Mattei ne sono forse gli esponenti principali. In che senso? Nel senso che Mattei notoriamente propose a questi paesi esportatori di petrolio che si trovavano in Medio Oriente, ma non solo, delle modalità di estrazione del petrolio e degli accordi molto innovativi che in sostanza concedevano a quei governi sia più soldi sia un ruolo diretto nella gestione delle loro risorse naturali. E questa era una cosa molto innovativa, anche se, questo di solito non si dice mai, di fatto dal punto di vista pratico l'ENI di petrolio ne trovò ben poco. E in realtà, anche se di questo si parla di meno, fino all'inizio degli anni 90 l'ENI fece soldi solo in un solo modo, cioè con il gas italiano. Quasi tutti gli altri settori di investimento dell'ENI erano col gas italiano e con l'importazione del gas russo, che avveniva a prezzi molto favorevoli. Ma di petrolio ne trovò poco. Però il gesto di Mattei fu un gesto forte. Posso testimoniare che in tutti i grandi paesi esportatori di petrolio Mattei è una figura ricordata, anche tra generazione e generazione. Un ministro del petrolio in un paese dell'OPEC non può non sapere chi è Mattei. Questo non è una cosa irrilevante, perché un ministro del petrolio invece non sa chi è Moro, per cui questa figura di Mattei è sicuramente una figura importante. Quindi c'è questo primo momento in cui, diciamo, la storia delle risorse energetiche e l'Italia si incontrano con la decolonizzazione, con l'ENI che incarna questa politica neoatlantica o neoatlantista. Qual è il secondo momento in cui, se vogliamo, si incontrano l'Italia
all'interno della dinamica diciamo, delle grandi svolte energetiche, è con il famoso shock petrolifero del 1973, uno di quegli episodi che chi se lo ricorda di persona, chi se lo ricorda perché glielo raccontano i nonni delle domeniche a piedi, ha cambiato i costumi di vita di molti europei in quel momento, ma direi che ha anche cambiato per certi versi la mappa mentale degli europei dell'epoca, cioè delle città che prima nessuno conosceva, Riyadh, piuttosto che magari anche Algeri, piuttosto che Abu Dhabi, per la prima volta si sono messe sulla mappa. Perché? Perché è stato, diciamo, tutto sommato una grande rivoluzione che in qualche modo costituisce il completamento dal punto di vista economico della decolonizzazione politica che c'era stata alla fine degli anni 50, inizio anni 60. Cioè, da un lato lo shock petrolifero ha significato un aumento di 4-5 volte dei prezzi del petrolio, ma forse ancora più importante ha significato che tutti questi paesi hanno nazionalizzato le loro industrie, petrolifere. Tenete presente che all'epoca i paesi dell'OPEC erano la punta più avanzata di una serie di rivendicazioni di tanti paesi del terzo mondo che comunque nazionalizzavano le loro risorse naturali. Il caso, diciamo, noto è quello di Salvador Allende in Cile, che nazionalizzò l'industria del rame in Cile, che era l'industria principale del Cile, quella che insomma dava da mangiare al governo cileno. Fu un po' uno shock per il mondo, sembrò che i rapporti di forza, almeno a livello economico internazionale, fossero cambiati, che i paesi che producevano materie prime, che prima erano dei paesi secondari, diventassero dei paesi che potevano dettare legge. E qui subentra l'Italia, come subentra l'Italia, non con un protagonismo, direi, assoluto, magari come nel caso di Mattei, in cui era un po' un eroe solitario che cercava nuovi rapporti e nuovi dialoghi di carattere diplomatico, ma entra nel novero di quei paesi europei che includono per esempio anche la Francia, ma anche le socialdemocrazie scandinave, che ipotizzano di avere nuovi rapporti con questi paesi del terzo mondo, ma in particolare produttori di petrolio, e a cascata ne discendono tutta una serie di conseguenze, che sono conseguenze culturali. Si è parlato prima di identità. La prima e unica volta che la comunità europea, che oggi si chiama Unione Europea, ha cercato di codificare la sua identità è con un documento sull'identità europea scritto nel 1973, proprio in reazione a questi sconvolgimenti che c'erano stati durante il corso di quell'anno. Si avvia questo faticosissimo processo di dialogo euro-arabo. Qui menziono tutte cose che ci sono nel libro, che non porterà a molto, lo descrive bene l'abate, perché si scontra su una serie di scogli e su una serie di difficoltà ad affrontare nodi importanti, però comunque si avvia. E soprattutto si parte un progetto che è cioè in cui cosa si diceva? Questi paesi produttori di petrolio sono diventati padroni del loro petrolio, quindi le multinazionali petrolifere non contano più niente. Questo in qualche modo invera il disegno di Mattei. Qual era il disegno di Mattei? Di marginalizzare i commercianti, queste grandi multinazionali petrolifere anglo-americane, e fare del petrolio un negoziato politico in cui le società di Stato, quindi l'ENI per l'Italia, la società irachena del petrolio, l'ENI per l'Italia e Petromin, per menzionare una società in cui c'è stato anche uno scandalo alla fine degli anni 70. Quindi invece di rapporti di carattere commerciale, il petrolio fosse alla base di rapporti di natura economica e politica, in cui l'ENI compra determinate quantità di petrolio a un certo prezzo per un periodo molto lungo, e in cambio magari vengono dall'Italia anche offerti dei servizi tecnici, si costruisce una strada, eccetera, eccetera.
Ovviamente questa impostazione dell'economia internazionale, che è una impostazione che è il contrario del libero mercato, incrinava molto del modo in cui veniva concepito il commercio internazionale fino a quell'epoca e lasciava intravedere la possibilità di quello che all'epoca si chiamava il nuovo ordine economico internazionale, sostanzialmente un modello diverso di gestione dei rapporti economici globali in cui gli stati avessero un peso molto importante. Quindi l'Italia qui non è che gioca un ruolo fondamentale, però gioca un ruolo insieme ad altri paesi nel imbracciare una linea che forse qui mi distinguerei un po' da uno dei saggi appunto in cui si parla del rapporto tra Italia e mondo arabo nel saggio, cioè effettivamente una linea conflittuale con quella ipotizzata dagli Stati Uniti. Cioè negli anni 70 diciamo si era raggiunto un livello di tensione che lasciava anche potenzialmente presagire un diverso modello di rapporto fra Europa e Stati Uniti. Chiudo dicendo che tutto questo di cui abbiamo parlato non si verificherà per tutta una serie di ragioni che adesso è inutile sulle quali è inutile tornare adesso, e fino ad arrivare al momento di svolta, diciamo, di quella che la possiamo chiamare un grande cambiamento o una controrivoluzione o che è la guerra in Iraq del 91. Ovviamente la guerra in Iraq del 90-91 non è una guerra per il petrolio, anche se è difficile dire che il petrolio non c'entrasse niente, considerando che la motivazione per cui Saddam Hussein invade il Kuwait è esattamente per acquisire le risorse petrolifere del Kuwait e in qualche modo avviare la ricostruzione dell'Iraq che era distrutto dopo la guerra tra Iran e Iraq. Quindi il petrolio non è che non c'entrasse, ma la motivazione dell'intervento in principale modo americano è molto più complessa che una cosa che riguarda solo il petrolio. Però abbia una fase nuova di cui partecipa anche l'Italia, in cui emergono dei temi totalmente nuovi, che sono appunto tutto il discorso che riguarda i diritti umani fino alla questione dell'ingerenza umanitaria. È il momento in cui è più forte almeno il Washington Consensus, che è un sistema di regole trainato da organizzazioni economiche come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario, che sono totalmente in contraddizione con le ipotesi di gestione dell'economia internazionale degli anni 70, e declinano tutta una serie di attori che erano stati importanti anche per l'Italia. Per esempio, e ci sono saggi ovviamente che parlano di questo, l'Organizzazione della Liberazione della Palestina, che si era schierata con l'Italia. E diciamo, quindi l'Italia si trova un po' orfana di un approccio di politica e anche di politica economica internazionale che aveva avuto fino a quel momento, fino a poco prima, tutto sommato, fino ancora a tutti gli anni Ottanta, e si deve inventare un nuovo modo di stare al mondo, di avere rapporti con i paesi della sponda sud del Mediterraneo, di partecipare alla globalizzazione, di attrarre capitali. Questa ENI, che era stato un grande protagonista della diplomazia internazionale italiana, diventa una società per azioni, quindi deve agire secondo logiche tutto sommato diverse. E si apre una fase, secondo me, molto complicata, cioè, o comunque più complicata per la politica estera italiana, sulla quale io forse adesso non entro perché credo di aver già parlato troppo, e sulla quale magari mi riservo di intervenire più in avanti. Sì, la ringrazio, infatti avevo intenzione appunto di approfondire con lei questo dopo. Adesso, se il professor Bettanin è d'accordo, io gli rivolgerei una domanda che riguarda un paese che invece non è membro dell'OPEC, non ha niente a che fare insomma con
gli interessi dell'Italia verso il Medio Oriente per quanto riguarda appunto l'approvvigionamento delle risorse energetiche. Prima di tutto saluto il professor Bettanin, che è un professore ordinario di storia delle relazioni internazionali, di storia dell'Europa orientale, storia della Russia contemporanea all'Università Orientale di Napoli, ed è uno dei più grandi esperti di storia dell'Unione Sovietica, di storia dei rapporti tra l'Italia e l'Unione Sovietica. Cito una delle sue ultime pubblicazioni, che è del 2018, Putin e il mondo che verrà, storia e politica nella Russia del XXI secolo, edito da Biella, che è stato anche recentemente presentato anche all'Università di Bari. Ecco, dicevo, al professor Bettanin rivolgo appunto una curiosità che riguarda invece appunto il rapporto tra l'Italia e un paese che non ha che fare con l'OPEC, parlo dell'Afghanistan, che comunque è un paese che rientra nell'ambito di interesse italiano per altre motivazioni, che ha un legame con l'Italia, forse appunto me lo confermerà lei, a partire già dal 1921, quando l'Italia è una delle prime, se non la prima, a riconoscere l'indipendenza appunto dell'Afghanistan dal dominio britannico. È un paese con cui appunto l'Italia ha un rapporto privilegiato, se non con il paese intero, perlomeno con i suoi re in esilio, che vengono in esilio proprio a Roma. Parlo del re Amanullah prima e poi del re Zahir, se non fosse solo per questo, insomma, questo soltanto basterebbe, ecco, anche a giustificare i rapporti da questi due paesi. Entro nel merito, le chiedo, in relazione all'invasione dell'Unione Sovietica del 79 in Afghanistan, ecco, vorrei chiedere qual era il disegno dell'Unione Sovietica in quel momento, ma soprattutto le vorrei chiedere quale fu la posizione a grandi linee dell'Italia in quel momento nei confronti appunto di questa aggressione dell'Unione Sovietica, e in particolare quale fu la posizione della sinistra che appunto si discostò in qualche modo anche in quel momento dalla politica aggressiva dell'Unione Sovietica, se ho ben inteso. Ecco, vorrei approfondire questo perché il dibattito in qualche modo infiammò in quei mesi, ecco, la politica italiana. Sì, grazie. La domanda. Intanto ringrazio lei per l'introduzione e anche gli organizzatori, con il quale è un piacere di vedermi come si fa con i vecchi amici, anche se a distanza. Così. Sì, in effetti, poi cioè, oltre al piacere personale c'è anche l'interesse professionale, nel senso, come lei ricordava, mi sono occupato un po' di una storia parallela, lungo a quella che, no, non tanto nell'ultimo libro che lei ha citato, ma in altri testi, di una storia parallela a quella raccontata dal libro, dei rapporti dell'Italia con l'Unione Sovietica, proprio negli anni 60-70, e l'ho fatto. E qui appunto c'è un'affinità, e poi vengo anche alla sua domanda, con tante cose che ho trovato nel libro e in altri testi che lo hanno preceduto, cioè che uso le stesse categorie, quindi è un confronto per me interessante. È stato interessante leggere i saggi, nel senso che certo, il punto di riferimento è l'Italia media potenza. L'Italia, la categoria che viene da usare, anche in relazione a qualsiasi domanda venga posta, compresa appunto quella che mi è stata posta, è che l'Italia agisce sempre da media potenza, categoria che è data dal sistema di Vestfalia, forse anche prima, e quindi ha assunto tante declinazioni, e nel sistema bipolare della guerra fredda viene resa attraverso l'azione di questa grande potenza, attraverso una metafora che è già affiorata nel suo discorso, dottoressa De Robertis, quella del ponte, nel senso che il ponte fra i due sistemi. E poi, e quindi sì,
E poi ci sono anche le categorie che certamente vengono quelle che in genere utilizzo, cioè che utilizza tutti quelli che si occupano dei rapporti d'Italia e sono quelle proposte dal sottotitolo del lavoro. C'è il momento del dialogo, c'è il momento, perché poi il ponte è una metafora vasta, questo ponte passa il dialogo, passa il potere e passa anche la geopolitica, che è meno evidente per la Russia, ma lo ricordava Garavini, e poi è il gasdotto che viene costruito con la Russia, che dà l'importanza a lei, forse anche la forza di contrattare in Arabia, in Arabia, nel Medio Oriente e nei paesi arabi. Allora, lei mi ha fatto una domanda specifica alla quale io rispondo dicendo che intanto che di queste cose si è occupato molto meglio di me delle relazioni all'Italia, ha scritto anche un lungo e interessantissimo saggio il collega Luciano Monzali, al quale più di me. Per quanto riguarda la reazione italiana, quanto riguarda invece il ruolo dell'Unione Sovietica, la brevità del tempo mi costringe opportunamente ad essere molto reciso, tranchant. È una mossa difensiva che viene alla fine di un processo che c'era stato prima da parte dell'Unione Sovietica, del Medio Oriente, al quale erano sfuggiti il controllo. Non è una mossa, io devo anche dire, legata esplicitamente al Medio Oriente. Una delle caratteristiche interessanti di questa raccolta è che propone certo una riflessione in termini più vasti geograficamente di quelli che forse si concepivano negli anni 70. Oggi c'è questo acronimo che rendo in italiano, MENA, perché così è più minaccioso, no? Ma l'Unione Sovietica interviene in Afghanistan, insomma non si capisce nemmeno bene, a dire la verità, perché interviene, credo, soprattutto per motivi interni, se andiamo a vedere perché interviene, anche per equilibri di poteri interni, perché sì, indirettamente si sente minacciata, sente di aver perso il Medio Oriente. E interviene, lo ripetono tanti testi, lo ripetono anche io, perché è vero, ma non spiega nulla, per il complesso Sadat. E cioè per il fatto, per la convinzione di poter essere tradita. Il Sadat afghano era Amin, chi ha seguito queste vicende, il capo dell'ala radicale del potere che aveva fatto fuori, nonostante il parere dei sovietici, andiamo alle cronache di Palazzo, il primo ministro Karaki e via dicendo. Allora, questo senso di non controllare la situazione genera l'intervento. Ma c'è un motivo strutturale, secondo me, di lunga scadenza. Prima, certo, e questo riguarda sì il Medio Oriente, e cioè l'Unione Sovietica era stata presente nel Medio Oriente, era, come dire, entrata nel Medio Oriente dopo aver fatto un po' di politica a buon mercato, tentare di entrare a buon mercato dopo la guerra, trattati di pace, riconoscimento di Israele, che meriterebbe un discorso a parte, ma invece vengo al dunque. Quando entra con l'accordo, possiamo fissare anche una data, con l'accordo del 1955, che attraverso la Cecoslovacchia l'Unione Sovietica fornisce armi all'Egitto, poi ricostruisce la ditta di Assuan, eccetera. E via dicendo, di nuovo, non mi avventuro a raccontare cose molto complicate che la maggior parte delle persone che mi ascoltano del resto già conosce, e certamente la fornitura di armi rispetto all'intervento economico acquista sempre più importanza e non riesce a risolvere, fra l'altro, le guerre. Non riesce a risolvere le guerre a favore degli arabi, per cui sopraggiunge intanto anche un senso profondo di esasperazione che prorompe, lo sappiamo dagli stenogrammi del Politburo, dopo il 1973.
dopo il 1973, dopo la guerra dello Yom Kippur, cioè a un certo punto Brezhnev dice: ci chiedono le armi, ci chiedono tutto quello che gli abbiamo dato, ci hanno chiesto, eccetera. Poi cacciano via i consiglieri e ora ci chiedono di nuovo aiuto. È una battuta, è un episodio che in realtà rivela un problema più generale di lunga scadenza che poi arriva anche l'Afghanistan, e cioè l'Unione Sovietica è delusa dai suoi alleati nel Medio Oriente. Ragiona in termini molto differenti dallo strutturale, ma è delusa dai suoi alleati, dalla capacità di tenere assieme lo Stato. È delusa anche ideologicamente, e non dimentichiamo che la Guerra Fredda fu anche un confronto ideologico, e non solo Khrushchev, ma anche quelli che vengono dopo si aspettavano un'evoluzione. Intanto si aspettavano un problema, la soluzione da parte degli arabi, un'unità araba che desse una soluzione a un problema storico dell'area, e cioè, che non ha mai avuto, non ci sono riusciti gli americani, non ci sono riusciti poi i russi attraverso i loro alleati, una struttura di sicurezza economica e ideale, no? Del mondo arabo, non la merita. Il Dallas non riesce a fornire, a creare un coagulo di paesi arabi moderati, e l'Unione Sovietica non riesce, no, della verità nemmeno ci prova molto, a creare un coagulo di paesi un po' più radicali, che si sperava un giorno attraverso il nazionalismo arabo radicale. Ma io più approfondisco questi aspetti, perché poi me ne sono occupato, più sono stupito, sorpreso, ma ne devo prendere atto, dalla forza invece dell'ideologia. Si aspettavano che diventassero socialisti, si fidavano solo se diventavano, e invece non lo diventano. Anche questo è un problema, ma la delusione da parte degli arabi, non solo di Sadat, ma insomma si diffidano di Nasser, che va nello Yemen e non li avverti, diffidano di Assad, del padre, come credo diffidino ora del figlio, certo, non c'è una comunità di interessi. E allora questo si ripercuote anche, credo, nelle vicende. Quando si dice il complesso Sadat, c'è anche questo. L'Unione Sovietica è una grande potenza che non sente mai di aver messo un piede deciso in Medio Oriente, e in Afghanistan ci va perché lì c'erano un partito comunista al potere, ma due fazioni calme, pasciame, anche queste, chi segue queste cose le sa benissimo, che si combattevano, e che alla fine Amin si potesse spostare agli americani, più o meno fondata, è quella che è decisiva per favorire questo intervento. Io credo anche che, poi se andiamo a vedere cosa succede, non so se quanto tempo ho a disposizione per aggiungere un particolare. Prego, professore. Sì, c'è un dibattito lungo che tiene in realtà poco conto di tutto quello che ho detto io, anche se è così. È stimolato da quanto invece accade in Iran, il punto di riferimento, cioè c'è la cognizione che sta succedendo qualcosa di nuovo in Iran, e improvvisamente, anche se non c'è ancora la consapevolezza che lo spinta antiamericana di quello che accade in Iran non diventerà necessariamente filo russo, filo sovietico, qualche speranza c'è, ma c'è il pericolo, più che altro c'è il pericolo dell'ingresso degli americani e dei pakistani, non della diffusione, perché commetteremmo un anacronismo se ragionassimo in questi termini, di una rivoluzione integralista musulmana all'Asia centrale.
questo io lo leggo spesso, qualche volta leggo spesso, leggo anche in quello che in tanti testi sulle cose che c'era questa paura, cioè la diffusione. Mi ha scritto anche alla Carrère d'Ancosse, per non fare nomi, la diffusione dell'integralismo, chiamiamolo così, afghano all'Asia centrale. Non lo temono affatto, tant'è che ci mandano molti soldati proprio dall'Asia centrale, che sono più, si pensava, potessero essere meglio accetti dalla popolazione locale. Ma a orientare, a decidere la scelta, è il peso decisivo di tre grandi istituzioni, di tre grandi, per due, forse non tutti e tre grandi, ma tutti e tre grandi protagonisti della storia sovietica alla fine degli anni 70, ma tre istituzioni in crisi. L'ideologo Suslov, e la crisi era legata anche ai motivi che dicevo prima, oltre all'eurocomunismo, a tutte queste cose qui, e al fatto che poi la condanna del Partito Comunista Italiano era scontata e arriva subito, quindi si dava per scontato di averlo perso l'eurocomunismo, che la condanna sarebbe arrivata, ma insomma si va là a difendere un partito comunista, perché altrimenti non si poteva perdere un partito comunista. Aggiungo anche che poi il prestigio dell'Unione Sovietica viene meno quando perde anche gli alleati. Durante la guerra dell'Iraq, l'aspetto che richiamava prima il collega Garavini è certamente il più importante, ma una superpotenza non lascia che Saddam, come fa nella guerra del 1991, faccia un'azione da kamikaze e poi venga eliminato, venga, come dire, così limitato nel potere, nel modo sconfitto, nel modo in quale succede. E l'altro personaggio decisivo per intervenire è Andropov, il capo del KGB. Il KGB, che sottolineo aveva avuto un ruolo importante in tutti gli anni 60 e 70 rispetto alla diplomazia nei rapporti con il Medio Oriente. Nei rapporti, sì, ma come capacità di svincolarsi da quelle chiusure intellettuali delle quali parlavo prima, dell'ideologia. Primakov, che è il protagonista, e sarà il protagonista poi della storia russa anche successiva, che di questa vicenda, è un grande intellettuale che va là, conoscerà, conosce tutti, è una fonte enorme anche di aneddoti, anche divertenti, eccetera, ma soprattutto un anti-intellettuale che analizza la società. E c'è scritto tanti libri in merito, analizza la società araba come non fa nessun altro diplomatico. I rapporti diplomatici fanno pena, quelli che ho fatto vedere, non riescono a capire. E allora il KGB riafferma la propria capacità di conoscere il paese, di sapere che cosa c'è in Afghanistan, e invece non lo conosce affatto. L'altro aspetto è il complesso industriale militare rappresentato da Ustinov, che insomma di nuovo qui indirettamente c'entra la storia del Medio Oriente con quello che accade. Perché dopo aver fornito tutte le armi, vi dico che poi essere sconfitti, eccetera, e via dicendo, no? Le due sconfitte catastrofiche, quella del 67 catastrofiche, un po' meno quella del 1973, il complesso industriale, e poi c'era stata la crisi degli euromissili, il complesso industriale militare, uno comincia a chiedersi che cosa ci sta a fare. E Ustinov, che è il capo del complesso industriale militare, va contro il parere, sottolineo, dei militari. Il capo di Stato Maggiore Ogarkov descrive esattamente quello che sarebbe successo. In relazioni che sono accessibili tutti, aggiungo, su National Security Archive, eccetera, in inglese, anche chi non le descrive esattamente quello che sarebbe successo, e dopo tre mesi dall'intervento tutti sono d'accordo, bisogna ritirarsi. Si ritirano, come
sappiamo tutti, nel 1989. Ma qui inizia un altro discorso che lo faremo in altre occasioni, probabilmente. Senza dubbio, grazie professore. Io adesso non posso far altro che insomma girare anche la domanda che ho già posto al professor Bettanin, al professor Monzali, e mi scuserei professor Soave se posticipo un attimo ecco la domanda che ho in mente per lui, perché appunto il professor Monzali, che è professore ordinario di storia delle relazioni internazionali all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, si è occupato moltissimo di Afghanistan, per l'appunto del 2012 una sua pubblicazione Un re afghano in esilio a Roma, Amanullah e l'Afghanistan nella politica estera italiana tra il 19 e il 43. Quindi ecco, e tra l'altro è autore di un saggio sul tema nel volume che presentiamo oggi, quindi non posso far altro che ecco, passare a lui la palla in merito a quello che già, diciamo, di cui ha già parlato il professor Bettanin, e in particolare poi rivolgo a lui, se ne ha voglia, anche un ulteriore approfondimento su quello che succede nel dibattito pubblico italiano nel 79 e negli anni successivi. Grazie Annabella. Io innanzitutto ci tengo un attimo a spiegare un attimo perché abbiamo fatto questo libro. Questo libro l'abbiamo fatto proprio con l'idea di tirare un primo bilancio di tutta una stagione di studi che io, Paolo Soave e altri amici, Rosario Milano, Giuseppe Spagnolo, Federico Imparato, abbiamo insomma, una serie di un lungo lavoro che abbiamo fatto in questi anni, ci è venuta voglia di provare a mettere insieme questo volume e di presentarlo a un pubblico internazionale, sulla base proprio della constatazione che forse il ruolo italiano nelle relazioni internazionali, in particolare nella politica del Medio Oriente, è un po' sottovalutato e trascurato e non capito. Ci sono tante ragioni per questo, anche un po' il masochismo che caratterizza spesso la classe dirigente italiana, il parlarsi male, eccetera, eccetera. Quindi l'idea è stata un po' di spiegare alcuni problemi della politica estera italiana e diciamo alcune idee della politica estera italiana. Riguardo, secondo me poi, io sono di questo abbastanza convinto, diciamo il periodo della Guerra Fredda coincide un po' con la Prima Repubblica, e nel periodo della Prima Repubblica, secondo me, la politica estera italiana raggiunge una maturità di concezioni, di idee, di pensiero estremamente alta. Quindi c'è, secondo me, in quegli anni un felice incontro, una felice fusione fra una grande tradizione diplomatica, che quella italiana, in particolare quella dell'antico Stato Sabaudo che si trasforma poi in diplomazia italiana, con poi naturalmente innovata dalla concezione nazionale liberale risorgimentale, un felice incontro fra questa tradizione politica, diplomatica, con le idee, le ideologie dei partiti di massa che si affermano nella Prima Repubblica. I partiti al governo, ma poi naturalmente c'è anche lo stimolo critico, in particolare del Partito Comunista, che è una sorta di mini Stato dentro l'Italia, che fa una sua politica estera, internazionale, ha un suo ministero degli esteri di fatto, ed è naturalmente un pungolo per l'azione internazionale italiana, e quindi diciamo che c'è un ricco dibattito politico pubblico italiano sui problemi di politica estera, in particolare sui problemi del Medio Oriente. Quindi l'idea nostra di questo libro è stata un po' mostrare a un pubblico internazionale alcuni di questi temi, di queste riflessioni, di queste visioni italiane, che secondo me hanno talvolta un realismo, una razionalità e una lungimiranza che non vanno trascurate. E qui ritorno al tema dell'Afghanistan. Un esempio è anche la questione arabo-israeliana. In fondo l'idea italiana che per risolvere il conflitto arabo-israeliano bisogna puntare a riconoscimento di diritti politici agli arabo-palestinesi e alla soluzione dei due stati, gli italiani cominciano a dirlo a fine anni 60 e inizio anni 70. Gli americani ci arrivano 20 anni dopo, di fatto. Quindi, questo per dire, è utile studiare la politica estera italiana, il ruolo dell'Italia in Medio Oriente e anche semplicemente le idee che gli italiani presentavano o proponevano. Stessa cosa riguardo, secondo me, il conflitto afghano. Cioè l'Italia si fa sostenitrice di un approccio moderato alla questione dell'occupazione sovietica dell'Afghanistan. Cioè
si rende conto della gravità della situazione e delle conseguenze che tutto questo ha, soprattutto sul piano dei rapporti est-ovest. E quindi cerca di... Io, il saggio che presentiamo in questo volume è molto sintetico, però sostanzialmente l'Italia cerca un attimo di mediare fra le posizioni sovietiche e le posizioni, diciamo, molto transiste degli americani e della Gran Bretagna. Cerca di mediare consapevole del fatto che la situazione è molto complessa e che se non c'è una partecipazione di tutti i protagonisti, grandi potenze, potenze regionali, nella creazione di un nuovo assetto dell'Afghanistan dopo la fine dell'occupazione sovietica, non si può creare stabilità. Ecco quindi che gli italiani, per esempio, giocano questa carta di Zaire, cioè giocano la carta di sostenere il ritorno della monarchia afghana in Afghanistan. Lo fanno perché appunto c'è l'idea di questo sovrano che possa essere, da una parte è sicuramente una figura che ha consenso nella società afghana, ma contemporaneamente può essere un interlocutore moderato che può, diciamo, negoziare una transizione nella speranza italiana con il Partito Comunista Afghano o, diciamo, gli esponenti comunisti afghani che sono al potere a Kabul. Quindi c'è l'idea che la soluzione della questione afghana, secondo gli italiani, non è con l'uso della forza da armando i ribelli, si può raggiungere, quindi non è attraverso la vittoria militare dei ribelli, diciamo, di ispirazione islamica, ma attraverso un accordo, un compromesso. Naturalmente è un'idea che non si realizza. Non si realizza perché sicuramente da una parte gli italiani sottovalutano le conseguenze della guerra degli anni Ottanta in Afghanistan. Cioè è una guerra che spinge milioni di persone ad abbandonare il paese, provoca enormi lutti, c'è una durissima guerra sia di ribellione che di repressione. E quindi è una guerra che lascia uno strascico fortissimo nella società afghana. Quindi la pacificazione è una cosa molto complessa, molto difficile. Però un altro aspetto che viene fuori sicuramente è che gli americani, per esempio, non ci credono a queste proposte italiane e gli americani vogliono vincere in Afghanistan. Ecco che quindi sostanzialmente mi pare quello che viene fuori molto chiaramente è che si punta alla vittoria militare e non si vuole creare una soluzione di compromesso. E non c'è dubbio che il fallimento nel creare una transizione concordata fra le varie parti in Afghanistan dopo il 1989 sia una delle ragioni poi del fatto che riesplode poi il conflitto afghano. Quindi insomma, io in questo saggio, nel volume, ho cercato semplicemente di mostrare appunto una modalità di fare politica estera dell'Italia in quegli anni, no? Mediare fra le grandi potenze, fare delle proposte, delle idee. Questo è un contributo molto importante che l'Italia fa nel periodo della Prima Repubblica. Cioè spesso il prestigio, la forza italiana sta nel prestigio delle persone e nella forza delle loro idee. Cioè l'Italia non è più una grande potenza, ma per esempio esprime dei politici o dei diplomatici che sono estremamente intelligenti, capaci ed esperti e hanno una loro credibilità. Allora, Fanfani, Moro, Andreotti, possono non Saragat, Malagodine, ma anche i leader del Partito Comunista, sono personalità che magari gli interlocutori internazionali non amano particolarmente, ma che stanno ad ascoltare. Stesso discorso vale per i diplomatici. Ci sono alcuni diplomatici italiani che sono veramente fra i migliori diplomatici a livello internazionale e quello che loro dicono e scrivono, gli altri li stanno ad ascoltare. Quindi, ecco, una delle idee del libro per un po' spiegare un modus operandi della politica estera italiana nel periodo della guerra fredda che purtroppo, secondo me, negli ultimi 30 anni è un po' svanito. Però mi fermo qua per adesso, grazie. Grazie professore. Ecco, era appunto della genesi del libro e della forte motivazione che c'è alla base di questa miscellanea, di questa raccolta di saggi molto molto articolata. Era questa appunto la domanda che avrei rivolto al professor Soave, che intanto saluto e ringrazio. Il professor Soave insegna storia delle relazioni internazionali all'Alma Mater di Bologna, si è occupato, è esperto di proprio dei rapporti tra Italia e il Medio Oriente, in particolar modo dei rapporti italo-libici. Una delle pubblicazioni sue più recenti è del 2020, edita per Bettino, Una vittoria mutilata, l'Italia e la conferenza di pace di Parigi.
ed è appunto il professor Soave, un altro curatore appunto del volume insieme al professor Monzali. Quindi appunto io volevo, intendevo appunto chiedergli se effettivamente, ma in parte ci ha già risposto il professor Monzali, c'è un interesse a livello internazionale verso le tematiche appunto della politica, le modalità anche della politica estera italiana, appunto a livello accademico, a livello dell'editoria internazionale, c'è questo interesse? Io direi che, mi permetto, l'editoriale, l'inserto del mondo di Diplomatique lo conferma in questo momento, c'è un'attenzione in questo momento rivolta alle politiche sia nella storia del Novecento che attuali. Grazie, naturalmente mi unisco anch'io ai ringraziamenti ai colleghi che hanno accettato di discutere i temi inerenti a questo volume. Sì, per venire alla questione, molto è già stato detto dal collega Monzali e in un certo senso lo spunto iniziale per questo volume nasce proprio dalla constatazione che studi in qualche modo organici sulla politica estera italiana del periodo esaminato, che fondamentalmente è la parte della guerra fredda che va dai primi anni 70 fino al termine della stessa guerra fredda, ecco, non c'era, cioè la storiografia internazionale era priva, pur in presenza di tanti studi settoriali sulla politica estera italiana. E quindi naturalmente noi abbiamo anche un po' inteso lanciare una sorta di provocazione che è stata felicemente accolta dall'editore e devo dire che a nostro avviso, questo è emerso chiaramente nella fase di elaborazione del volume, la revisione delle bozze, ecco, è stato evidente quali fossero le motivazioni di questo interesse, perché in qualche modo questo tipo di studio poteva interessare il pubblico internazionale o quantomeno l'editore questo sembrava ritenere. Perché contrariamente, questo può sembrare paradossale, a quanto invece sta avvenendo un po' nei nuovi filoni della storiografia italiana, c'è un forte interesse per gli studi in prospettiva storica della politica estera con una dimensione diplomatica consistente. Ecco, insomma, non, sappiamo tutti, lo constatiamo sovente, che naturalmente nel confronto accademico delle varie discipline storiche e non solo storiche, molto spesso ci si sente dire che la cosiddetta storia diplomatica è ormai una materia considerata, diciamo, datata, per non approfondire questa critica. In realtà noi abbiamo constatato, lavorando con l'editore internazionale, che invece questo interesse è ancora molto forte. E dall'altro lato, questo è comprovato dal fatto che stanno uscendo anche molti altri volumi in lingua inglese che approfondiscono il corso storico della politica estera italiana. Ne cito solamente uno, il volume curato dal professor Varzori sulla politica estera italiana dopo la Prima Guerra Mondiale, il tentativo dell'Italia di rapportarsi all'emergente nuovo ordine internazionale dopo la pace di Parigi al termine della Prima Guerra Mondiale. Quindi in un certo senso sprovincializzando un po' l'emergente impostazione anche accademica purtroppo dei nostri atenei, bisogna dire che c'è questo tipo di interesse storiografico a livello internazionale. Naturalmente purché lo si proponga, come abbiamo cercato di fare noi, in una prospettiva ampia, organica. Questo, ecco, se io dovessi in qualche modo promuovere questo nostro volume, potrei dire che la chiave di lettura che a mio avviso è più incisiva o che meglio riassume anche l'impostazione e lo spirito del volume è che si tratta di uno studio di regione. In fondo è stato detto dai colleghi, l'Italia si propone nel Mediterraneo con l'atteggiamento della potenza regionale che ha anche un passato da farsi perdonare, no? Che è il passato coloniale, il passato del ventennio fascista e poi la Seconda Guerra Mondiale.
Questo contribuisce molto alla radicale svolta della politica estera italiana che matura con De Gasperi e Sforza all'indomani della perdita delle colonie e soprattutto, diciamo, a mio avviso, il tornante decisivo è l'indipendenza della Libia, di cui poi insomma nel volume si parla. Questo significa che improvvisamente l'Italia si scopre, il termine è un po' eccessivo, ma comunque rende idea, con una vocazione terzomondista. E quindi ben si inserisce lì il discorso di Mattei e della sua proposta ai paesi emergenti in contrapposizione al vecchio discorso che le vecchie persistenti potenze coloniali, ma in fondo anche comunque diciamo gli Stati Uniti in una visione più geopolitica globale, intendevano imporre al Medio Oriente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'Italia in qualche modo presenta una proposta accattivante con la sua nuova politica estera, che è una politica estera regionale, cioè di multilateralismo, di diplomazia inclusiva, di cooperazione economica, scientifica, culturale, un discorso organico tipico di un paese pienamente immerso in questa regione, ma che allo stesso tempo, come ha detto il professor Bettanin, vuol farsi ponte anche con altri mondi, che sono quelli europeo e atlantico. E questo discorso lo si vede bene, noi abbiamo cercato di farlo articolando in tutta una serie di temi. Innanzitutto c'è la prima parte che è fondamentalmente incentrata sul conflitto arabo-israeliano, che è il dato strutturale di cui non si può fare a meno, da cui non si può prescindere se vogliamo inquadrare le tematiche medio orientali, e lì accenno semplicemente al fatto che la posizione italiana evolve radicalmente dall'originario filo ebraismo e sostegno all'indipendenza israeliana, che è tipica anche dei partiti della sinistra italiana, e poi di conflitto in conflitto matura con un'accentuazione filo-araba, che però, come diceva lei all'inizio in premessa, dottoressa De Robertis, è anche nelle origini di lungo termine della politica estera italiana. Basta pensare ai messaggi del regime, a Mussolini che sguaina la spada dell'Islam e si erge a protettore delle genti musulmane, non prima di aver massacrato le ultime sacche di resistenza senussita in Libia. E quindi è una posizione che evolve sempre più in senso filo-arabo, ma questo era inevitabile per quel tipo di discorso regionalista che l'Italia del secondo dopoguerra si propone di sviluppare nel Medio Oriente. La seconda parte presenta una serie di casi di studio in cui, rispetto a quanto è stato detto finora dai colleghi, mi piace sottolineare ad esempio il contributo molto incisivo di Lorenzo Medici sulla diplomazia culturale. Non c'è solamente la questione energetica, non c'è solamente la diplomazia inclusiva e l'impegno italiano a sostegno di possibili sviluppi di pace nella regione, ma c'è anche una proposta culturale di collaborazione che vede l'Italia caratterizzarsi, perché non è come in passato un andare altrove a promuovere la superiorità della cultura italiana, ma è anzi un portare in una prospettiva internazionale, portare in risalto le culture altre. E questo è un discorso molto, molto interessante. È già stato accennato la proposta di dialogo euro-arabo, che è stata ben evidenziata da Silvio Labate, e che vede l'Italia fortemente favorevole. Certo, è un'iniziativa prevalentemente francese, che nasce l'indomani del 1973, la crisi del 1973, e che, diciamo, non decolla fondamentalmente per due motivi. Da un lato perché c'è il fronte ai paesi arabi che cerca di strumentalizzare questa prospettiva per ottenere quel riconoscimento politico-diplomatico internazionale che viene negato in altre sedi, in particolar modo dagli Stati Uniti. E dall'altro perché naturalmente c'è la pesante interferenza di Washington. Kissinger è molto tranchant sulla prospettiva del dialogo euro-arabo. Non apprezza assolutamente che si parli di due capitoli che in realtà sono fondamentali e imprescindibili: questione energetica e equilibri strategici del Medio Oriente. Come dire, questi due capitoli
sono riservati a Washington, potete parlare di tutto il resto. E tuttavia la diplomazia italiana, la politica estera italiana riesce a dare al dialogo euro-arabo uno dei pochi momenti significativi nel famoso vertice europeo di Venezia del 1980, che è una delle prime manifestazioni unitarie europee di una visione articolata di pace nella regione e che si basa, lo diceva prima il collega Monzali, su due pilastri, no? Da un lato il diritto di Israele di autodifendersi, ma dall'altro il pieno riconoscimento dei diritti dei palestinesi. Ecco, dopodiché tutto decade e sono assolutamente d'accordo, lo diceva prima Giuliano, insomma la cesura fondamentale della prima guerra del Golfo. E quella è fondamentale. L'Italia perde i comodi vantaggi strategici rappresentati dalla guerra fredda, tutto quel discorso di autonomia in politica estera che era perseguito con una certa efficacia nel Medio Oriente. Attenzione, non tanto sul piano dei risultati concreti, ma sul piano di una riconoscibilità della politica estera italiana. E questo ci veniva concesso da tutti, sia gli interlocutori arabi, sia le due superpotenze. Cioè tutti riconoscevano che se si voleva fare qualcosa in Medio Oriente, bisogna tener conto della capacità italiana di dialogo con i vari attori. Questo era il grande successo, no? In fondo è anche un po' un riconoscimento di un ruolo al di là della sua effettiva concretezza. Tutto questo viene a mancare. All'Italia viene a mancare la sponda della guerra fredda e poi ci sono anche altre motivazioni fondamentali che portano al tracollo della politica estera italiana, che sono l'impoverimento evidente, insomma, della classe dirigente rispetto a quella della Prima Repubblica, e quindi c'è un vero e proprio momento di cesura storica. La questione, mi preme semplicemente sottolineare alcuni passaggi. C'è un importante contributo che l'Italia dà anche sul piano del peacekeeping, quindi anche sul piano dell'impegno militare, e quindi il capitolo sul Libano, che vede l'Italia protagonista. È il primo grande contributo italiano alle operazioni di pace ed è l'inizio di una lunga teoria di questi interventi. E poi, naturalmente, come non parlare, e lo abbiamo fatto diffusamente, dei due momenti di tensione con gli Stati Uniti. Ecco la chiave di lettura che dicevo all'inizio, no? Cioè il regionalismo italiano nel Medio Oriente che si contrappone al globalismo della superpotenza americana che gioca in Medio Oriente solamente una delle tante partite della guerra fredda. E quindi per gli americani in Medio Oriente ci sono alleati e nemici, mentre l'Italia cerca di portare avanti un discorso inclusivo. Dalla contrapposizione di queste due prospettive, quella globalista americana e quella regionalista italiana, in fondo nascono i due momenti di tensione, Sigonella nell'85 e la crisi dell'86 conseguente al bombardamento americano della Libia nell'aprile di quell'anno. E qui c'è un punto fondamentale che lo valutiamo anche oggi, ai giorni nostri, cioè gli italiani che dicono, cioè Craxi, Andreotti fondamentalmente, che dicono agli americani che non è una buona idea bombardare la Libia senza prima preoccuparsi delle possibili conseguenze sulla stabilità politica di quel paese. Questo è un avvertimento che la classe dirigente italiana del tempo lancia nel 1986. Beh, a distanza di molti anni sappiamo, possiamo dire con il senno di poi, che quell'avvertimento è rimasto valido nel tempo. La terza e ultima parte, come si diceva prima, è incentrata sull'idea di un Medio Oriente più grande. Questo ci fa capire la visione a 360 gradi della politica estera italiana, che è quella di una media potenza, ma che ha una proiezione internazionale globale, quindi estesa sino alla Turchia, all'Iran, all'Afghanistan, è stato detto, e quindi anche questo contribuisce a segnalare lo spessore delle iniziative italiane nella regione. Credo di aver risposto alla sua domanda.
Grazie professore, sì, ecco, abbiamo sentito appunto che l'ambito del volume è davvero ampio e c'è anche in questo momento l'imbarazzo della scelta sui temi che io vorrei appunto ulteriormente approfondire con voi. Approfitto però ancora una volta del professor Bettanin, magari per continuare il discorso, un po' il discorso che stavamo facendo prima, in particolar modo approfondendo qual è, viste ecco, le sollecitazioni che mi sono arrivate anche adesso dagli altri relatori. Prima di passare appunto di voltare pagina e passare un po' dalla guerra fredda, dalla fine della guerra fredda all'attualità, le chiederei appunto di definire quale a grandi linee qual è stata la politica e il ruolo dell'Unione Sovietica nei confronti del Medio Oriente, in particolare però qual è stata la visione dell'Unione Sovietica in relazione al conflitto arabo-israeliano, partendo dal 48 fino ad arrivare al 73, ma insomma per capire anche che ruolo ha svolto, quale posizione ha tenuto, quale linea ha tenuto l'Unione Sovietica in quell'ambito, e poi le chiederei appunto brevemente se diciamo la fine della guerra fredda, già ce l'hanno anticipato il professor Monzale e il professor Soave, se la fine della guerra fredda, quindi l'interruzione, la rottura della divisione del mondo, la rottura della divisione del mondo in due blocchi, ha stravolto e in che modo anche la politica in generale, la politica internazionale e in particolare la politica italiana in quell'area dell'Oriente. Sì, sono domande, come capisci. Sì, avremo bisogno di altre tre ore. Complicate, no, riprendo cose che avevo detto prima. L'Unione Sovietica riconosce subito Israele. Secondo un paradigma che addirittura può essere fatto risalire allo scritto di Stalin, il marxismo e la questione nazionale. Una nazione deve avere la sua base territoriale, altrimenti non è una nazione, non esistono le nazioni culturali. Quindi l'idea che il fatto che Israele avesse una sua patria in Medio Oriente era perfettamente compatibile con i canoni con i quali erano state costruite l'Unione Sovietica, no? All'interno con tutte repubbliche basate su una base nazionale che poi sono sopravvissute al crollo dell'Unione Sovietica, perché nessuno degli stati successori dell'Unione Sovietica esisteva nella configurazione attuale, in alcuni casi nemmeno esistevano proprio. Allora Israele ci stava in questo discorso. E l'Unione Sovietica, qual è la fa uno sbaglio enorme, ma è stato scritto da tante parti nel 1967, cioè rompe le relazioni diplomatiche con Israele. Poi si giustificheranno a posteriori il Gromyko attraverso il figlio Anatoly, eccetera, dicendo questo era per impedire Falchi di intervenire. Non credo affatto. Non credo affatto. Rompe le relazioni diplomatiche e si preclude la possibilità di dialogare, e questo offre spazio di iniziativa alle diplomazie occidentali, fra cui quella italiana, ma è un'altra questione. Non pensa mai, però, che Israele debba scomparire, cioè riconosce sempre il diritto all'esistenza di Israele. E tenta di creare varie soluzioni. Dopo il 1973 non ha più un ruolo, e per un'osservazione molto giusta che secondo me i due curatori fanno nella loro introduzione, e cioè dopo la guerra dello Yom Kippur è decisiva nel senso che scinde la sicurezza militare da quella economica. Con conseguenze, fra l'altro, se vogliamo parlare di ironie della storia che esistono, di eterogenesi defini, pensando all'Unione Sovietica, viene umiliata da quello che accade nel 1973, dall'espulsione dei consiglieri, eccetera, e via dicendo, ma viene anche beneficiata assolutamente da un punto di vista economico, perché il boom economico del petrolio, la crescita del petrolio
del prezzo del petrolio è una sorta di bonanza per il regime sovietico che gli consente di non fare le riforme e di sopravvivere sino al 1985, quando poi arriverà l'ondata contraria, di nuovo lo ricordava Caravini prima, ai tempi di Gorbaciov sarà l'effetto sarà contrario. E da quel punto di vista, e poi viene anche sollevata dal fatto che questi paesi arabi costavano. Le armi che venivano vendute, venivano male utilizzate, non sono state mai pagate. Ora la Russia è tornata ad essere venditore nel Medio Oriente, ma le armi gliele pagano. E quindi, dunque, mi sono perso forse l'ultima sua domanda. Lei mi chiedeva. No, se ne ha voglia, insomma, di approfondirlo adesso, se appunto la fine della guerra fredda, quanto la fine della guerra fredda per l'Italia. Sì, io credo, mi riallaccio a una cosa che diceva poc'anzi Soave, ma ho letto con grande interesse la terza parte, anche poi gli autori hanno scritto anche libri impegnativi e importanti su questa cosa qui. Ma senza sottovalutare la vera svolta del 1991, è chiaro che se si usa la metafora del ponte, si dà una spiegazione che non è automatica, ma il ponte collega due rive nel momento in cui vengono meno, un ruolo viene meno dell'Italia, quindi è chiaro che la svolta è del 1991. Però io vorrei sottolineare, in relazione anche alla prima domanda che mi ha posto, a quello che abbiamo detto dell'Iran, eccetera, dicendo esiste o meno il grande Medio Oriente. E quello è il problema, ed è un problema che emerge già, secondo me, negli anni 70, emerge negli anni 70 e nel quale l'Italia, secondo me, forse in questo sono più pessimista, che aveva avuto molto da dire in precedenza, aveva avuto molto da dire anche nel momento in cui viene meno questo spazio geografico. Lei stessa all'inizio ricordava lo stivale naturalmente proteso, che una sorta di stivale che vuole diventare ponte verso l'Africa, ma verso l'Afghanistan il ponte comincia a essere un po' lungo, no? E al di là dei fatti di Zaire, che mi pare sia Luciano che ricordava che gli americani lo chiamavano pasta eater. No, per dire, se si fa la bella vita a Roma, non so se eri tu, se lo ricordi nel tuo saggio, sì, mi pare di sì. Fa la bella, ma io vorrei dire che almeno i sovietici che vogliono districarsi disperatamente, Gorbaciov pensa per un attimo che quella possa essere la soluzione. E allora, proprio perché penso che sia vero tutto quello che diceva Soave, dicevano Soave e Monzali prima, e cioè che l'Italia un ruolo lo svolge, e a quel punto lì, già negli anni 80, cominciano a svolgerlo più per motivi, diciamo, geopolitici. Vorrei sottolineare anche economici, perché sì, è vero, c'è legno, eccetera, e via dicendo, ma se io quando mi occupo di Unione Sovietica, delle stesse cose, ma in relazione all'Unione Sovietica, i contratti fatti dal legno sono importanti, perché la struttura dell'Unione Sovietica era fatta di grandi oligopoli anche adesso, eccetera, e via dicendo. Quindi se le grandi industrie vanno. Ma noi siamo un paese, allora si diceva, Derrida teorizzava, piccolo e bello, no? E la piccola media industria non era riuscita ad arrivare in Medio Oriente. Non eravamo riusciti a contattare. Posso sbagliare? La metto come provocazione, la mia vuole essere una domanda, no? Ma mi sembra che non eravamo riusciti a penetrare economicamente in Medio Oriente. In Afghanistan, in Iran sì,
In Iran sì, certo, Khomeini cambia, non c'è una soluzione di ricambio che non sia, che non sia diplomazia culturale. Sì, funziona sinché non si va troppo lontano. Diplomazia della sicurezza, non abbiamo gli strumenti, non da soli come Italia, forse come Unione Europea, ma in quegli anni, e finisco qui proprio per tracciare una differenza, c'è una Ostpolitik. Questo mi sembra, se è un tema di riflessione, può darsi che non lo sia, ma vorrei sottolineare questa differenza. L'Italia negli anni 50-60 inizia una politica, anche contro il parere degli americani, inizia una politica di apertura all'Unione Sovietica. Lo fa attraverso i grandi capitani d'industria, Matteisen, che non muore, Valletta, Sinicaglia, eccetera, e via dicendo. E questa politica poi diventa Ostpolitik, perché subentrano altri più efficaci, eccetera, via dicendo. Ora, le iniziative importanti italiane, ma non per colpa italiana, nei confronti del Medio Oriente, tutte le cose che vengono ricordate, anche la stima che godono, sì, Mattei, ma insomma anche personaggi tipo Moro, Fanfani, forse se Andreotti, eccetera, dicendo, e però non riescono a creare qualcosa del genere all'Ostpolitik. Non c'è una Ostpolitik. No, io vorrei, se questo può essere un tema di riflessione, il problema non è italiano. Che da parte del, c'è una sponda da parte di Do Ponte che non si rafforza, poi dopo dall'altra parte, ma insomma non credo che ci fosse la sponda sovietica, c'era un mondo arabo piuttosto diviso, l'ho ricordato, eccetera, ho parlato sin troppo, mi fermo qui. No, ecco, faremo in modo appunto che di lasciare spazio poi al professor Monzali e al professor Soave, magari ecco, di rispondere a questa sua sollecitazione che mi sembra importantissima per appunto ampliare il dibattito di oggi. Mi permetto invece di cambiare un attimo tema e di tornare dal professor Garavini per spostarci sull'attualità e spostarci di nuovo sul tema delle risorse energetiche, anche alla luce della sua personale esperienza, professore, ad Abu Dhabi, io le chiederei, in questo momento quella che viene definita geopolitica del gas prevalere anche su ostilità antiche e forti ideologiche tra diversi paesi? Mi riferisco in particolare alla scoperta piuttosto recente di diversi giacimenti di gas anche a largo delle coste egiziane nel 2015, una la più recente del 2020, che in qualche modo fungono anche da collante per collaborazioni economiche, per una coesione mai vista prima tra stati quali appunto l'Egitto o la Russia, anche l'Arabia Saudita e chiaramente in questi contesti l'ENI, anche solo per il fatto di aver scoperto questi giacimenti di gas, gioca un ruolo centrale. Quindi quanto oggi tutto questo è importante e ancora governa le relazioni internazionali e le chiederei in ultima battuta se in qualche modo la svolta green dell'Italia, ma dell'Europa, il Green Deal appunto di cui si fa promotrice l'Europa, può cambiare l'orizzonte di riferimento delle politiche estere, non solo quella europea, quindi in particolar modo cambia l'obiettivo delle relazioni commerciali dal Medio Oriente, in quanto appunto forniva risorse energetiche ormai superate, combustibili fossili, diventa invece adesso l'estremo oriente l'ambito di interesse delle relazioni commerciali alla luce della svolta green, in quanto l'estremo oriente è produttore di minerali, risorsa per i minerali, per le terre rare che servono appunto per le turbine eoliche e non solo. Cambia quindi tutta la prospettiva della politica estera e delle relazioni commerciali dell'Italia e non solo?
Allora, io prima di rispondere brevemente a quest'ultima domanda, se posso, in realtà volevo fare una considerazione su quanto hanno detto gli autori e anche sul libro, che spero possa servire un po' ad animare il nostro dibattito e riportarlo anche su temi, diciamo, culturali di questo momento. Cioè, ha parlato Paolo Soave del, diciamo, dell'interesse nuovo, rinnovato, chiamiamolo così, interesse verso i temi di storia politica. Ovviamente veniamo da un lungo periodo in cui diciamo, la storia politica, la storia delle relazioni internazionali non era tra le tematiche o gli approcci che erano più diffusi fra gli storici, e apparentemente siamo in un momento un poco differente. Io non ho il polso esatto della situazione, però posso sicuramente dire che ho il polso di questa situazione, che c'è un ritorno della geopolitica. Questo è una cosa di cui si parla ampiamente. Molto probabilmente, se gli studenti che ci ascoltano sentono un discorso, io ho anche gli studenti, so che sono molto interessati a leggere Limes, so che alcuni sono dei fan sfegatati, dei commentatori di Limes, Dario Fabbri, che parla spesso degli Stati Uniti, è sempre in radio. Ora, perché c'è questo ritorno della geopolitica, che ci coinvolge, perché essendo storici delle relazioni internazionali ovviamente utilizziamo un approccio differente, ma ci occupiamo spesso di problemi non dissimili. Perché per tutto un periodo, che appunto quello successivo alla Guerra Fredda, ci siamo un po' baloccati nell'idea che il mondo sarebbe stato caratterizzato da un sempre più diffuso rispetto dei diritti umani, e che il principale obiettivo non solo dell'Italia, ma della comunità di cui facciamo parte, l'Unione Europea, sarebbe stato quello di diffondere e proteggere nel mondo il rispetto dei diritti umani. Si pensava che la liberalizzazione degli scambi economici e finanziari, direi prima quelli dei capitali e poi quelli delle merci, avrebbe portato una crescente prosperità in tutto il mondo, e secondo la teoria che la libertà commerciale spinge anche a processi di pace e democrazia, ci stavamo incamminando, insomma, verso un mondo radioso e con sempre meno conflitti. Poi una serie di episodi ci hanno un po' riportato con i piedi per terra, e viviamo in un mondo in cui credo, dico sinceramente, che queste cose non le pensa quasi più nessuno. Cioè, viviamo in un mondo in cui si sottolineano l'importanza dei conflitti, la presenza di enormi potenze nuove che si affacciano sulla politica internazionale, che queste potenze economiche, alcuni lo chiamano i confronti tra due capitalismi politici, quello americano e quello cinese, comunque ci sono dei contrasti feroci, ci sono guerre, ci sono controversie, cioè grande difficoltà del mondo finanziario, ci sono problemi climatici. Insomma, ci sono più problemi che soluzioni, francamente. Ora, come si ricollega questo diciamo, all'intervento che volevo fare sul libro? Uno dei problemi culturali, uno dei portati culturali di questo ritorno della geopolitica e il ritorno dei conflitti anche identitari, culturali, non solo economici, è tutto il dibattito che c'è su quello che nel mondo anglosassone viene chiamata cancel culture, cioè la critica a tutti i protagonisti del colonialismo, in particolare europeo, la critica allo schiavismo, la rivendicazione di identità culturali diverse, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, è, diciamo, facile avere una prima reazione un po' scomposta rispetto a chi abbatte
la statua di Cristoforo Colombo dicendo: vabbè, ma perché abbattete la statua di Cristoforo Colombo? Quello è Cristoforo Colombo, non, insomma, magari mettiamoci una nota sotto dicendo: sì, è stato responsabile della colonizzazione delle Americhe, però era un contesto diverso, ha fatto cose importanti. Però non c'è, secondo me non ci se la può cavare così. Cioè, in realtà questo conflitto esistente all'interno delle società, anche europee e anche italiane, deve un po' influenzare anche il nostro modo in cui facciamo storia, incluso anche la storia delle relazioni internazionali. Cioè, visto che ci troveremo ad avere a che fare con sempre di più con studenti, eccetera, eccetera, a noi non basterà spiegare la politica. Mi sentite? Sì, sì, abbiamo a noi non basterà spiegare la politica estera italiana studiando gli archivi del Ministero degli Esteri italiano. Fatto salvo che sono d'accordo con quasi tutto quello che è stato detto, cioè la politica della Prima Repubblica è stata in gran parte un successo, incluso nell'ambito medio orientale, tant'è vero che l'Italia, il professor Benettanin diceva che le nostre piccole e medie imprese sono state meno in grado di, fino a un certo punto, tutto sommato anche con le piccole e medie imprese noi negli anni 80 avevamo un PIL pro capite che era il quinto più alto al mondo. Quindi è un esempio di un successo clamoroso, se pensiamo a quello che l'Italia era prima della Seconda Guerra Mondiale. Però, questo lo dico a me, lo dico a noi, noi non possiamo più limitarci a raccontare questa storia leggendola solo con i nostri occhi. Noi dobbiamo sforzarci di raccontare questa storia leggendola anche con gli occhi dei nostri interlocutori. Cioè, se noi raccontiamo il rapporto tra Italia e Libia e diciamo che l'Italia, qua mi riferisco al saggio di Soave, che l'Italia aveva avuto un approccio soft, diciamo, rispetto alle angherie che ci aveva fatto Gheddafi cacciando gli italiani dalla Libia. Questo ovviamente è vero, però poi diventa anche interessante sapere, tutto sommato, che Gheddafi, che aveva tutte le frecce al suo arco, perché ha deciso, invece di scagliarle, di rafforzare, è questo che è interessante, ha rafforzato i rapporti economici tra la Libia e l'Italia. Cioè, noi ci dovremmo sempre porre di più, ma sarà difficile perché saranno archivi diversi, saranno competenze linguistiche diverse, con tutti i problemi del caso, di parlare anche di questa fase di successi, ma vedendola dall'altra parte. Perché sarà sempre più un mondo, cioè vedendo anche le fonti di quei paesi, lo sguardo di quei paesi, cosa dicono gli scrittori di quei paesi, perché sarà sempre più un mondo in cui noi, e qua permettetemi di dire una cosa vagamente politically incorrect, ci illudiamo di essere percepiti in un modo, ma l'illusione non corrisponderà alla realtà. Cioè, l'illusione che noi siamo percepiti in modo positivo in Africa non è derivante dalla realtà di come siamo percepiti, è derivante da quello che scrivono i nostri giornali, che visto che viviamo in un mondo di ritorno della geopolitica, c'è anche un grande ritorno della propaganda, e quindi è sempre più importante riuscire a leggere quello che noi facciamo dagli occhi, con gli occhi, un po' con la sensibilità degli attori che sono coinvolti dall'altra parte in questo rapporto. Allora uno scopre che quando Alessandro Di Battista ha bruciato il franco coloniale e noi l'abbiamo tutti insultato sui giornali italiani, in realtà è stato un successo clamoroso, perché effettivamente nell'Africa francese il franco coloniale è detestato e il ruolo della Francia è contestato, tant'è vero che oggi Macron si sta inventando
deve riscrivere la storia del rapporto con Ruanda, si sta arrabattando per riscrivere la storia della relazione con l'Algeria, perché c'è un tale odio verso il portato coloniale francese nell'Africa occidentale che, e quindi sono cose che vanno, che secondo me è importante tenere, con le quali è importante confrontarsi, ecco, cioè che tanto più sarà interessante lo sforzo che facciamo come storici delle relazioni internazionali, quanto più riusciremo a includere nello spiegare delle relazioni, delle dinamiche, eccetera, eccetera, lo sguardo di quelli nei confronti dei quali noi interagiamo. Ovviamente questo include tutti, l'OLP, Arafat, è molto difficile capire cosa pensassero loro, però è sempre più importante farlo senza dare per scontato che bastino, diciamo, la nostra prospettiva per capire la natura di questa relazione. Fatta questa lunga premessa, io non credo di avere tempo di Annabella, me lo dico lei, perché se vogliamo sì, se vogliamo magari ci ritorniamo in una su, sono chiaramente erano mie curiosità strettamente legate appunto a quella che è la geopolitica attuale, però era importante insomma che lei diciamo, completasse insomma questo discorso che è pure di interesse urgente. E, se le vuole può rispondere con questo o andiamo alla diciamo io credo che se rispondo poi rubo troppo tempo, se rimane un po' di tempo alla fine. D'accordo. Rispondo perché è un tema che va bene. Ok, allora approfitto per rimango sull'attualità. Perdonatemi per questa mia deviazione, ma penso che insomma tutti i temi affrontati nel volume hanno un interesse estremo con quello che sta accadendo in questi giorni e più in generale negli ultimi anni. Volevo appunto rivolgere al professor Soave la sua opinione in merito a quelli che sono invece adesso i rapporti con un altro paese che è stato citato anche adesso dal professor Garavini, che è la Libia, che è sempre stato interlocutore, come ci spiegava anche adesso il professor Garavini, interlocutore privilegiato dell'Italia, in particolare comunque delle, cito solo le politiche di Craxi, ma appunto non solo, interlocutore privilegiato che è venuto meno negli ultimi anni, in particolare con appunto la caduta di Gheddafi. L'Italia in generale ha perso ultimamente, ecco, le chiedo qual è stata l'influenza in breve dell'Italia, quali sono stati i rapporti a grandi linee dell'Italia con questo paese e adesso con la perdita di influenza dell'Italia in questo paese che cosa sta succedendo, soprattutto alla luce dell'ultimo incontro del gennaio scorso tra il ministro degli esteri italiano Di Maio e il vice primo ministro libico. Le chiedo se sta cambiando qualcosa in merito ai rapporti tra questi due paesi e soprattutto in materia di sicurezza, in materia di immigrazione, ma anche, e torniamo, in materia di economia. Sì, grazie. Allora, questo mi permette anche di ricollegarmi a quello che questo che sollevava prima Giuliano riguardo a perché poi Gheddafi che sollevava tante questioni rancorose nei confronti dell'Italia, poi però abbia concretamente contribuito a costruire nei circa 40 anni del suo regime quello che io definisco in altri lavori una sorta di special relationship italo-libica, soprattutto a contenuto economico e decisamente più labile il contenuto politico. E intanto, diciamo, nella forma più sintetica possibile, il rapporto italo-libico è il, come dire, in un certo senso è la pietra angolare di tutta la politica medio orientale italiana, perché nella capacità dell'Italia di costruire delle proficue relazioni con l'ex colonia si misurava nel secondo dopoguerra la credibilità di tutta la politica filo-araba italiana. Ecco perché Moro ha l'intelligenza, l'intuizione di non reagire con veemenza alla provocatoria espulsione degli italiani dalla Libia nel 1970, che non vuole essere la rottura
di Tripoli con Roma, ma semplicemente un riposizionamento dei rapporti tra questi due paesi, che, come dice Moro, si basavano su che cosa? Su una naturale complementarietà economica. Ed erano due paesi fatti apposta per andare d'accordo sul piano della cooperazione, della crescente cooperazione economica, pur in presenza di divergenze politiche anche radicate. Non ultimo il fatto che l'Italia ospitava basi alleate che Gheddafi, non ha torto, dobbiamo dirlo a distanza di tempo, considerava una minaccia diretta contro il suo regime. Quello che succede, innanzitutto, diciamo, vale sempre la pena di approfondire quel drammatico passaggio che si consuma nel 2011 e in virtù del quale ricordo che l'Italia procedette alla sospensione unilaterale del famoso trattato di amicizia e cooperazione del 2008, perché quel trattato, che in un certo senso culmina tutta la storia della cooperazione economica italo-libica, stabiliva che l'Italia non avrebbe prestato il proprio territorio a atti ostili nei confronti della Libia. E quindi ci fu un momento di grande imbarazzo internazionale, nel momento in cui l'Italia, necessariamente prendendo posizione, decise di schierarsi dalla parte occidentale. E qui c'è una bella differenza, magari ne parliamo un'altra volta, tra quello che successe nel 2008 e quello che era successo nel 1986, quando Craxi e Andreotti non avevano esitato a criticare apertamente i bombardamenti americani in Libia. È vero, nel momento stesso in cui si realizzano due condizioni catastrofiche per l'Italia, l'influenza italiana in Libia evapora, e sono la fine della Guerra Fredda, che in qualche modo rimette in discussione tutto, e naturalmente la successiva disintegrazione dell'unità politica di quel paese. Perché nel precipitare delle regioni libiche, non più della Libia, ma delle regioni libiche, in una logica di contrapposizione guerreggiata tra bande armate che tuttora persistono e che sono il grande problema, il grande ostacolo sulla via della riunificazione politica effettiva e stabilizzata, l'Italia risulta sostanzialmente irrilevante. Lo dicevamo prima, perché l'azione diplomatica italiana nel Medio Oriente è stata efficace durante la Guerra Fredda? Perché c'era un quadro di assoluta garanzia nella stabilità strategica internazionale. L'Italia poteva rivendicare porzioni di autonomia perché sapeva che comunque era compatibile con quello che poteva permettersi. Non c'era un rischio eccessivo di destabilizzazione della propria condizione strategica. Tutti gli attori che cercano di colmare il vuoto che si crea con la frammentazione della Libia sono attori che operano pesantemente sul piano strategico e militare su quel paese. E quindi l'Italia semplicemente è tagliata fuori dalla competizione. Attori come la Turchia, l'Egitto, la Russia, ci sono forze militari che operano nelle regioni libiche e che naturalmente formalmente sono autonome, ma che in realtà si può benissimo può essere ricondotte a queste grandi potenze o potenze regionali. E questo ha marginalizzato irreparabilmente l'Italia. Oggi che si è ricomposto il quadro politico, ma che dovrà essere, attenzione, stabilizzato nelle elezioni del prossimo dicembre di quest'anno, l'Italia vede aprirsi qualche nuova prospettiva. C'è un nuovo governo nazionale, e che cosa ha fatto questo governo? Beh, è andato subito a cercare il confronto con il nuovo Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi. La stampa italiana non ha dato nessun risalto, ma questo, diciamo, a noi studiosi di questi temi non meraviglia in nessun modo, non ha dato nessun risalto al fatto che il nuovo premier libico abbia dichiarato che i rapporti italo-libici devono riprendere là dove sono stati interrotti dall'accordo del 2008. Tradotto in termini geopolitici, Giuliano, sono assolutamente d'accordo con te quando dici
del riemergere della geopolitica, e questo traina anche l'interesse per la storia delle relazioni internazionali con contenuto diplomatico, certamente non solo diplomatico, cioè non possiamo essere così miopi da avere solo questa prospettiva. Però il punto è che in Libia, specialmente in Tripolitania, oggi c'è una preponderante influenza turca, che è anche un'influenza militare sul campo. E quindi è interessante che il nuovo leader libico cerchi di riannodare i fili con l'Italia, perché capisce che, come in passato, l'Italia può essere un partner costruttivo e non invasivo. È la storia dei rapporti italo-libici durante l'epoca di Gheddafi. L'Italia non ha mai avuto né poteva permettersi atteggiamenti neocoloniali in Libia, e men che meno può permetterseli o può avere o ha interesse ad averli adesso. Ha interesse a riannodare i fili di questa partnership strategica. Non dimentichiamoci, quindi resta sempre fondamentale l'ENI, non soltanto, con tutti gli altri attori economici che sono in grado e saranno in grado di tornare a investire in Libia. Quindi naturalmente noi non siamo autorizzati né a essere ottimisti né a essere pessimisti, ma a guardare con sano realismo al nuovo scenario, che certamente è migliore rispetto a qualche mese fa. Diciamo che la svolta probabilmente è maturata o è iniziata a maturare quando il generale Haftar ha visto nel 2019 arrestarsi la sua avanzata verso Tripoli, perché lì si è capito che la prospettiva di un possibile scontro militare, perché questa era la prospettiva tra Egitto e Turchia per il controllo della Libia, si stava arrestando, perché in fondo, diciamo, l'ipotesi estrema non era di interesse per nessuna delle parti. Naturalmente l'Italia spera anche che ci sia un maggiore interesse, un occhio più attento da parte degli Stati Uniti nel Mediterraneo, in particolar modo nella Libia. Le ragioni delle tensioni tra Washington e Ankara sono state riprese da Mario Draghi. Io non ricordo quando un presidente del Consiglio italiano si è espresso con quei toni nei confronti di un altro leader politico, ovviamente riferimento a Erdogan. Questi sono segnali che fanno pensare a un, in qualche modo, a un riallineamento della politica estera italiana saldamente filo occidentale, e di cui forse potrebbe esserci qualche beneficio anche in Libia, non ultimo per il rilancio delle iniziative del nostro paese. Però questo, diciamo, è uno scenario ancora tutto da verificare. Bene, questo è anche un invito a noi a seguire con ancora maggiore attenzione i fenomeni della geopolitica e tutti gli eventi, appunto, degli ultimi giorni, anche alla luce di quanto diceva prima il professor Garavini. Io continuerei, ecco, su questo filone per riflettere anche un attimo su, adesso ha accennato il professor Soave a un intervento, un'iniziativa di politica estera del premier Draghi che qualche modo, ecco, ha destato stupore sia a livello interno che a livello internazionale, e però invece non si è, come accennavo prima, non si è ancora espresso in maniera chiara e netta o in alcun modo in realtà in merito a quello che sta accadendo a Gaza, quello che sta accadendo tra gli israeliani e i palestinesi in questo momento. E l'Italia ancora una volta in questo contesto, come accade da diversi anni, sicuramente negli ultimi due decenni, rimane un po' in silenzio, rimane ferma, sta a guardare mentre c'è un'Unione Europea che agisce anche in maniera disorganica. Stiamo vedendo anche interventi, appunto, differenziati, la Germania da una parte, la Francia dall'altra, che fa pressioni diplomatiche. La Germania, insomma, si sta muovendo in maniera diversa rispetto alla Francia, sicuramente.
Questo scenario mi riporta alla situazione del fallimento dei dialoghi euro-arabi a cui facevate già riferimento prima, no? Questo grande processo che inizia nel 74 su iniziativa della Francia, un grande progetto appunto dell'Europa, che però incontra ostacoli. L'Europa alla fine, nonostante l'Italia in qualche modo cerchi in più occasioni di accelerare questo processo e di spingere, no, gli altri paesi europei a prendere posizione nei confronti del Medio Oriente, in particolare una posizione favorevole ai paesi arabi, nonostante l'impegno dell'Italia, penso in particolare all'84 con il semestre italiano al Consiglio europeo, in cui Craxi fece sentire parecchio la sua voce in qualche modo sulla questione medio orientale, come ha rilevato il professor Labate nel suo saggio, presente appunto nel volume che oggi presentiamo, il discorso dei dialoghi euro-arabi in qualche modo, ecco, rimane incompiuto. Stiamo assistendo più o meno allo stesso fenomeno in merito al conflitto attuale israelo-palestinese. Questo lo chiedo magari al professor Monzali, se vuole intervenire, o a chiunque di voi intenda appunto dire la propria in merito. Io farei un breve intervento per rispondere un attimo a alcune analisi del professor Bettanini e Giuliano Garavini. Io condivido quello che dice Bettanin sulla crisi della politica estera italiana negli anni Ottanta. L'Italia Prima Repubblica fa una politica che io chiamo delle oscillazioni, ovvero per perseguire i propri interessi oscilla fra i due blocchi. Non è niente di nuovo nella storia della politica estera italiana, la facevano nel 600 in Savoia, la chiamavano politica della bascule, no? L'oscillare fra gli stati e le grandi potenze vicine per avere dei territori così. L'Italia non cerca territori nell'epoca della guerra fredda, ma cerca soprattutto risorse economiche e stabilità politica interna. Quindi quel concetto che noi riprendiamo nell'introduzione del libro in realtà è un concetto di Roberto Gaia, che enuncia negli anni 70 e che dice giustamente: l'Alleanza Atlantica ci dà la sicurezza militare, ma non ci dà la sicurezza economica, cioè non ci dà la garanzia che il nostro sistema economico funzioni. Allora noi dobbiamo cercare le risorse e i mercati. Ecco quindi un arciconservatore come Gaia, che sostiene una politica filo-araba in Medio Oriente, o sostiene i rapporti. Gaia è segretario generale quando viene concluso con l'Unione Sovietica nel 72 l'accordo di cooperazione, di consultazione. Quindi, per dire proprio come è una politica estera quella italiana, che ha aspetti innovativi, ma anche una grande antica tradizione. Naturalmente negli anni 80 cosa succede? Succede che questa politica di oscillazione è possibile se ci sono discreti rapporti fra i blocchi. Una volta che c'è la ripresa della guerra fredda, gli spazi di manovra italiana calano, e quindi quello mette in difficoltà la politica estera italiana, questa sua azione di oscillazione, mediazione, fare da ponte. L'altro aspetto è che sicuramente c'è una crisi della classe dirigente italiana, cioè c'è un pensiero politico italiano in politica estera che ripete vecchie formule negli anni Ottanta, c'è una cristallizzazione. Diciamo che Giulio Andreotti incarna molto bene tutto ciò. In fondo i politici italiani si sentono vecchi, fragili, hanno paura dei mutamenti e ripetono le vecchie formule e fanno fatica ad adattarsi agli nuovi sviluppi. Questo è sicuramente un problema che c'è. Poi io sono molto d'accordo con quello che dice Giuliano Garavini sull'esigenza di, insomma, non raccontarsela fra di noi, ma di aprirsi ai punti di vista degli altri popoli. Sono perfettamente d'accordo, è una cosa importante, non è una cosa facile da fare. Noi ci siamo posti questo problema. Non è facile da fare perché è difficile creare una rete di interlocutori internazionali, soprattutto se esci dalla dimensione europea. Noi abbiamo tentato di farlo, abbiamo con difficoltà anche in questo volume. Per esempio c'è un saggio di uno studioso algerino, Azzedine Layaki, che proprio cerca, è interessante quel saggio, che lui esprime un punto di vista algerino sui rapporti con l'Italia. Ed è una strada che sicuramente è da seguire sempre più, anche se però devo dire che l'idea del nostro volume era un po' diversa. Cioè l'idea del nostro volume era intanto esprimere sul piano internazionale un punto di vista italiano sulla politica estera italiana. Io mi ricordo sempre quando da giovane sono andato a fare ricerche in Gran Bretagna, National Archives, mi trovo documenti diplomatici britannici, inizio anni 70, che gli inglesi dicono:
ma esiste una politica estera italiana? Cioè, nella prospettiva britannica, l'Italia era talmente un paese debole e diviso al proprio interno che non faceva azione internazionale. Siamo all'inizio degli anni 70. Quindi, ecco, quindi secondo me qual è un grosso problema oggi? Si studia la politica estera italiana sul piano internazionale, no, spesso non si conosce l'italiano, non si usano le fonti diplomatiche italiane, non si conosce cosa scrivono gli italiani che scrivono in italiano e non in inglese. Quindi secondo me l'idea di questo volume era un attimo di presentare un punto di vista. Naturalmente sono d'accordo che è un punto di vista particolare e parziale, però è uno sforzo di andare in quella direzione. Però l'obiettivo successivo deve essere quello che dice Giuliano, allargarsi maggiormente al punto di vista degli altri, al confronto col punto di vista degli altri. Riguardo il dialogo euro-arabo, è chiaro che il dialogo euro-arabo è fallito negli anni 70 e mi pare fallisca tuttora. Le ragioni sono tante. Da una parte ci sono una fragilità degli Stati europei, dell'Unione Europea, come soggetti politici internazionali, che arriva anche dal fatto che hanno punti di vista diversi sui problemi. Quindi io seguo abbastanza la politica tedesca, vedo che per esempio la posizione dei partiti tedeschi sull'attuale crisi arabo-israeliana è fortemente filo-israeliana. Da noi in Francia è diverso la situazione, il punto di vista. Quindi è difficile, se non hai le stesse idee, agire insieme. Poi naturalmente il dialogo euro-arabo fallisce anche perché ci sono degli stati che non vogliono che abbia successo. Facciamo un esempio: gli Stati Uniti negli anni 70 sono fortemente ostili a questo dialogo perché non vogliono un ruolo degli stati europei. Per esempio pure Israele non mi pare sia stata mai particolarmente interessata al dialogo euro-arabo, perché vede in un intervento degli Stati europei spesso l'intervento di soggetti che non sono fortemente favorevoli alle posizioni israeliane. Io devo dire che qui secondo me c'è un limite della classe dirigente israeliana. C'è secondo me in generale una tendenza a sopravvalutare le capacità della classe dirigente israeliana, si mitizza sulle capacità di tanti leader israeliani. Io secondo me è una mitizzazione. Troppo spesso la classe dirigente israeliana è una classe dirigente che ha puntato solo sulla forza, la politica di potenza per perseguire i propri obiettivi. E questo naturalmente lo vediamo adesso in maniera tragica. Netanyahu è un grande leader politico che ha ottenuto dei risultati anche importanti. Pensiamo alla trasformazione economica che c'è stata in Israele negli ultimi 20 anni, e lui è stato uno degli ispiratori di questa trasformazione economica. Ma è chiaro che la visione che ha della politica di Netanyahu, che è la vecchia tradizione politica del revisionismo di Jabotinsky, no? Il muro di ferro, la superiorità militare assoluta di Israele come condizione per realizzare gli obiettivi di Israele, è vero fino a un certo punto. Perché? Perché Israele, certo, la bomba atomica, ma Israele rimane un piccolo stato, piccolo territorialmente, con poca popolazione, circondato da piccoli... Cioè, qual è la cosa interessante e tragica, se volete, dal punto di vista israeliano, dell'attuale crisi? Un piccolo, un'organizzazione come Hamas, che è basata in un piccolo territorio poverissimo, ha dei sostegni internazionali importanti, però è capace da sola di mettere in discussione la sicurezza dello Stato di Israele. Ma allora tutta questa grande politica della forza, che risultati porta? E quindi ecco che secondo me talvolta la classe dirigente israeliana dovrebbe dialogare di più con gli europei, anche con gli italiani, ascoltare di più i punti di vista. E devo dire, purtroppo, secondo me, a me dispiace dirlo, ma mi pare che in ultimi anni sia venuta un po' meno l'importante funzione che per esempio l'ebraismo italiano aveva di ponte dialogo fra la classe dirigente israeliana e l'Italia. Cioè, mentre in passato c'era una tradizione dell'ebraismo italiano, dei suoi leader, cercare il contatto, la mediazione, mi pare oggigiorno purtroppo ci sia una tendenza invece troppo spesso a ripetere, a difendere acriticamente le posizioni del governo israeliano e non cercare invece delle sintesi, essere un canale di comunicazione e di dialogo. Però a mio punto di vista magari no, è discutibile. Grazie. Grazie professore. Ecco, io a questo punto chiederei anche al professor Bettanin se invece, no, sì, qual è in questo momento invece la posizione della Russia in merito a quello che si sta svolgendo in Medio Oriente, se c'è anche in qualche maniera
un ruolo anche rilevante della componente, diciamo, originaria russa nella popolazione israeliana, se conta qualcosa ancora nelle relazioni tra Israele e Russia in questo momento. Sì, sì, certo che conta. Io cerco di essere sintetico perché poi vorrei tornare ad alcuni temi. La Russia è tornata in Medio Oriente, è tornata dagli anni, non solo con la Siria, ma già da prima in Medio Oriente, su tre piani differenziati. Una è quello che indirettamente ricordava lei, militare, e ricordava anche io. Certo, c'è la Siria, ci sono le vendite di armi, c'è una presenza militare importante, forse sopravvalutata in Libia, eccetera, dicendo, ma la Russia è tornata in Medio Oriente perché in quel contesto lì l'aspetto militare forse è importante come lo è stato nel corso della Guerra Fredda, ma la cronaca la leggiamo tutti, è importante in modo diverso. Uno di questi temi lo ricordava Luciano Monzali, l'uso della forza che comunque sta risolvendo la questione in malo modo, concordo con quanto diceva Luciano, in malo modo sta risolvendo la questione. È tornata in modo diplomatico, allacciandosi, ristabilendo rapporti con ex nemici, certo con Israele, per i motivi che diceva lei, ma anche per la comune avversione, il comune timore del fenomeno del terrorismo. Sharon, a suo tempo, non ha condannato le guerre in Cecenia. La Russia ha rilanciato rapporti con la Turchia, che sono tempestosi, quello che è, ma insomma sono rapporti importanti, sono anche collaborazioni nella cosa in Siria. Con l'Arabia Saudita mediata dalle questioni economiche, ma non solo, è allacciato anche rapporti con vecchi alleati meno tempestosi di quanto non fossero i rapporti di interesse. È tornata dal punto di vista economico come attore dell'OPEC Plus, se si vuol dire così, ma insomma c'è una concordanza, come vende anche non solo armi, ma anche energie atomiche, così. E diplomaticamente anche è un attore importante della vicenda del nucleare iraniano. Quindi è tornata in modo importante e in modo diverso da quanto quello. Io volevo allora porre una questione, se serve a memoria futura. Citando gli antichi, gli dèi puniscono gli uomini esaudendo i loro desideri. Il Medio Oriente è ormai diventato il luogo dove si esercitano in vario modo, non risolvendo alcun problema, ma sono protagoniste medie potenze, perché la Russia per certi aspetti è una media potenza, anche militarmente intervenuta in Medio Oriente come una media potenza. E allora io chiedo, come mai è accaduto tutto quello che hanno raccontato nei dettagli i miei colleghi, cioè che l'Italia, media potenza per vocazione, così chiedo a Luciano, non in modo provocatorio, ma sulla scia del suo bello articolato saggio sulla politica estera italiana dopo il 1861, se non c'è un trauma legato alle elezioni negative che abbiamo avuto ogni volta che abbiamo tentato di essere protagonisti globali dopo il 1861 con il buon Mussolini, eccetera, e via dicendo. Cioè questo è un problema, perché sì, certo, si può, come non condividere l'analisi che faceva Paolo Soave sulla differenza tra il 1986 in Libia e il 2011. Ci si chiede se non c'è qualcosa di più importante. Certo, c'è la mancata dell'Unione Europea. Io vorrei chiedere in modo di nuovo, ma non so quanto provocatorio, ma comunque, se termini abusati come soft power o hybrid war non
dovrebbero far parte dell'armamentario non dell'Italia, ma intellettuale, concettuale della politica estera dell'Europa, che non c'è. Non c'è, io mi occupo di Russia, non c'è. Sono scatole vuote. In teoria c'è una European Neighborhood Policy, che nessuno ha esercitato, che dovrebbe essere una politica. C'è una Eastern Partnership, ma noi siamo assenti da tutti i conflitti, e via dicendo. E il problema è, si pronuncia una parolaccia a dire che se Israele non fa quello che fa, non è che dobbiamo minacciare, fare chissà grandi minacce, ma esercitare un po' più di potere. Dopo la Crimea ci sono state le sanzioni. Dopo la Crimea ci sono state le sanzioni. E se l'Europa non fa questo, e allora io non sono sovranista, voi mi conoscete, eccetera, anzi sono, però cominciamo a dire, cioè, cos'è, io vorrei chiedere, cos'è una politica filo-occidentale? Io non, prima di essere contrario e favorevole, io non riesco a capire che cosa sia una politica filo-occidentale se proiettata nel mondo, verso il mondo arabo, perché in questo momento non mi pare che ci sia. Scusate se finisco con questi termini vagamente apocalittici, ma... Grazie professore. Sì, non so se ecco, in particolare il professor Monzai vuole rispondere subito per non perdere, ecco, questo botta e risposta che può essere interessante. No, io lascerei la parola agli altri, poi magari brevemente dopo, insomma. Ok, allora a questo punto io chiuderei chiedendo appunto al professor Garavini qual è invece la prospettiva araba, in particolare dei paesi produttori di petrolio, magari nel conflitto in corso, nel conflitto arabo-israeliano, cosa si sta muovendo lì? Sappiamo che in realtà molti dei paesi produttori di petrolio fungono anche da rifugio per molti terroristi Hamas, ma è solo questo il ruolo dei paesi dell'OPEC in questo momento? Guardi, io se posso rispondo brevissimamente sull'Egitto, ricollegandomi, se ce la faccio, a questa domanda. Nel senso che l'Egitto ovviamente riunisce una serie di problemi, dalla questione climatica alla questione del ruolo dell'Italia, alla questione dei paesi arabi. Vediamo se diciamo si mette insieme un po' di questi problemi, visto che me l'aveva chiesto prima. Allora, prima di tutto è iniziato grandi investimenti in questo Mediterraneo orientale con l'idea teorica di portare gas anche in Europa occidentale, ma diciamo sono pronto a scommettere che questa cosa non succederà mai perché è in profonda contraddizione con la teorica impostazione dell'Unione Europea a ridurre i consumi di energie fossili, e il gas naturale è un'energia fossile, seppure emetta meno CO2. Quindi diciamo quella prospettiva mi sembra poco realistica. Il gas egiziano serve molto agli egiziani, anche se lo producono in particolare una società italiana. Però cosa ci dice questa vicenda egiziana? In primo luogo la cosiddetta svolta green, che non è mai partita, voglio dire, siamo nel 2020 e la proporzione di fossili e rinnovabili è la stessa da 20 anni, quindi questa svolta green non esiste, dovrà esistere da qua al 2050, ma parte con dei pesi enormi, è come un maratoneta che parte ma dietro si deve portare una macchina, un SUV americano, nel senso che quello che invece vediamo è che le società europee investono nella produzione di gas naturale, che Biden ha appena accettato il Nord Stream 2, che raddoppia la capacità di importazione di gas russo in Germania, e quindi parte con una grande difficoltà, e l'Egitto, se vogliamo, ci dimostra anche questo. Poi cosa ci dice l'Egitto della politica estera italiana? L'Egitto ci dice della politica estera italiana che non è chiaro quali siano le priorità della politica estera italiana, in nessun modo. Nel senso, ci dice che
non esiste una politica estera dell'Unione Europea, cioè l'Italia non esercita nell'Unione Europea un ruolo tale da far esprimere l'Unione Europea in un senso o in un altro rispetto ad uno degli attori fondamentali del Medio Oriente. Ci dice che probabilmente questo sostegno che noi continuiamo a dare a uno dei regimi più terrificanti di tutto il Medio Oriente, che è il regime di Al-Sisi, forse, ma non lo sappiamo, è perché è in linea con la politica estera qui dei paesi arabi del Golfo. C'è un gruppo di paesi del Golfo trainato dall'Arabia Saudita, alcuni dicono che in realtà sia in realtà Abu Dhabi l'attore forte dei paesi del Golfo, e che in qualche modo il principe saudita Mohammed bin Salman sia addirittura influenzato dagli Emirati Arabi. Comunque è chiaro che c'è un gruppo di paesi importanti del Golfo che ha una politica estera e che era abbastanza chiara, che era di opposizione all'Iran, opposizione alla Turchia, intervento in Libia contro il governo di Tripoli, e apparentemente l'Italia, che ha aumentato le sue, per la prima volta l'ENI ha messo piede nel Golfo dove non era mai stata, comprando la metà della principale raffineria degli Emirati Arabi. Quindi una volta dei paesi che erano più legati tradizionalmente alla Francia, dove stavo io a Abu Dhabi c'è il Louvre di Abu Dhabi e c'è la Sorbona, per farvi capire l'importanza che hanno gli Emirati Arabi per la Francia. Noi ci stiamo avvicinando a questo gruppo di paesi che definirei autoritari, non è una grande simpatica alleanza, e probabilmente poniamo con l'Egitto, visto che l'Egitto di questo gruppo di paesi autoritari è esponente molto significativo. Oppure ci può dire che la politica estera italiana è trainata dal complesso militare energetico, cioè non è che è una politica che ascolta gli interessi di lungo periodo della gran maggioranza dei cittadini italiani, ma ci sono degli attori specifici che devono operare in quel paese. Che dov'è la contraddizione? Che in Egitto è successa una cosa che se fosse successa a un qualsiasi paese con un minimo di dignità, cioè che un cittadino italiano che è andato lì per ricerca è stato torturato e ucciso dai servizi, perché è appurato dalle indagini compiute dalla magistratura italiana di quel paese, e sostanzialmente l'Italia non ha fatto nulla, ed è dal mio punto di vista abbastanza evidente che il primo elemento, diciamo, della politica estera di un paese è accordare sicurezza ai cittadini di quel paese in giro per il mondo. È chiaro che la posizione che l'Italia ha non corrisponde a questo interesse fondamentale della politica estera di un paese, ed è chiaro che abbiamo capito che il tema dei diritti umani, vabbè, l'avevamo già detto prima, che diciamo l'era in cui il tema dei diritti umani era un tema importante della politica estera probabilmente volge al tramonto, e direi che è tramontato abbastanza definitivamente, ma questo episodio egiziano è una dimostrazione clamorosa di questa cosa, tant'è vero che pochi giorni dopo che a Reggiani è successo quel che è successo, i nostri amici francesi si sono precipitati a siglare contratti con Al-Sisi per vendere navi militari. Quindi secondo me l'Egitto incarna tutti i problemi enormi che ci sono, diciamo, nelle nostre prospettive, nelle nostre scelte di diplomazia in Medio Oriente, che a un certo punto una delle scelte le dovrà fare, nelle contraddizioni che ci sono in questa, diciamo, svolta green, e nella difficoltà in un mondo in cui i partiti contano poco, e dunque indirettamente anche i cittadini contano poco, perché una politica estera fatta da partiti di massa è anche una politica estera in cui potenzialmente
gli elettori di questi partiti di massa possono influenzare sulle principali decisioni, nel bene o nel male. L'indebolimento del sistema dei partiti crea una situazione in cui le principali decisioni vengono delegate a gruppuscoli che sì, in parte sono influenzati dalle grandi tecnostrutture come la Farnesina, ma in parte prendono decisioni in modo relativamente autonomo e poco difficile da leggere. Grazie. Grazie professore. Quindi urge più che mai, ecco, che il ruolo dell'Italia in politica estera, insomma, si definisca un po' meglio, ecco, nella situazione in cui siamo in questo momento temo sia difficile. Ad ogni modo, magari, ecco, torniamo, professor Monzali, ecco, al discorso che stavamo facendo prima, anche con il professor Bettanin. Sì, io sono d'accordo con Fabio. Sicuramente l'Italia ha subito un grande trauma. Cioè, il grande trauma è sicuramente l'esperienza storica della politica estera fascista. Cioè, un trauma in cui per un certo periodo il nostro paese ha avuto l'ambizione di giocare un ruolo di attore globale, di grande potenza, e i risultati sono stati drammatici. Noi adesso in Italia abbiamo una visione molto edulcorata di cos'è stato il periodo fascista in Italia, ma le generazioni che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale e i loro figli si sono ricordati per tanti decenni i disastri provocati dalla politica estera fascista, da un uso della forza sconsiderato e folle che Mussolini predicò e praticò dal 1935 fino al 1943. Quindi chiaro che quello è un grande trauma. Però ci sono, diciamo, in questa crisi della politica estera italiana, che mi pare Giuliano ha descritto in maniera abbastanza brillante, no? Questa mancanza di direttive chiare, divisioni di interessi, contrasti, c'è sicuramente di fatto una debolezza dello Stato italiano, della classe dirigente, una classe dirigente intesa non solo come politici, ma anche gli intellettuali, i professori universitari, i grandi manager, i grandi industriali, che alla fine è una classe dirigente che pensa soprattutto al suo interesse particolare, ai propri guadagni, in piccolo, e non c'è un'idea di paese o di volontà di avere un paese che giochi un ruolo attivo sul piano internazionale. È più comodo essere passivi, anche perché fare politica estera per un politico, per esempio, o per un giornalista o per un intellettuale che ci scriva sopra, non è una cosa redditizia, no? Non sono cose che particolarmente infiammino le persone o portino guadagni. Ecco che è anche una cosa faticosa studiare cosa succede in Israele, in Egitto, in Turchia, eccetera, eccetera. Quindi alla fine si tende a sopravvivere ed è più comodo fare gli strumenti passivi delle direttive, delle grandi potenze, dei grandi stati o dei grandi interessi economici internazionali. Quindi effettivamente io sono abbastanza d'accordo con Giuliano che il nostro paese ormai è un po' in balia di tanti interessi, di tanti soggetti, e c'è un'enorme fatica a enucleare un pensiero italiano in questo momento di politica internazionale. Io poi non posso anche non essere d'accordo con la visione di politica estera di Giuliano, ma però sicuramente lui ha colto un problema, no? Chiaro che non c'è una politica estera italiana verso il Medio Oriente in questo momento, come non c'è verso l'Egitto, perché c'è troppa confusione, ci sono troppi interessi e non c'è una capacità di sintesi, no? E di direttive. Quindi è chiaro che in questo è una situazione. Poi naturalmente l'altro aspetto interessante è l'usare sempre in funzione della politica interna. Quindi abbiamo adesso il conflitto fra Hamas e Israele, vediamo le reazioni dei partiti che sono spesso, no? Filo israeliani, quelli che hanno paura dell'islamizzazione in Italia, no? Ma dov'è l'islamizzazione in Italia? Però sono slogan ideologici che servono per prendere voti. Dall'altra parte a sinistra c'è tutti, quando si dà addosso a Israele c'è subito una mobilitazione di certi gruppi di sinistra come Israele cattivo, tutti quelli che sono nemici di Israele sono amici nostri. Mi chiedo se molti ragazzi progressisti italiani sanno cos'è Hamas, sanno cos'è l'Iran. Cioè, anche qui sono dei paradossi, no? Io capivo la simpatia per l'OLP negli anni 70-80, che era un movimento anche che aveva un'ideologia progressista, eccetera, eccetera. Ma mi chiedo se certi ragazzi di sinistra che fanno il filo Hamas oggi sanno qual è l'ideologia politica di Hamas. Quindi ecco che vediamo anche qui, però, sono segnali di che cosa? Di alla fine una visione molto italocentrica dei problemi internazionali, mi pare, no?
anche le campagne che si fanno riguardo l'Egitto, io non vedo mai una vera spiegazione cos'è il regime di Al-Sisi, cos'è l'Egitto oggi. Vedo una campagna riguardo un problema, una vicenda, ma non ci si spiega mai veramente i problemi, quella realtà, cos'è l'Egitto, cosa sono gli egiziani, quali sono i loro veri problemi. Quindi ecco, e c'è sempre questa visione, questo modo di guardare la realtà internazionale in maniera italocentrica, secondo me è molto autoreferenziale, diciamo. In ogni caso è la sensazione che io magari mi sbaglio. Grazie. Ecco, quindi chiuderei chiedendo al professor Soave se è d'accordo con queste interpretazioni, ecco, sono venute fuori. Ahimè sì, nel senso che la constatazione del declino è tangibile per tutti. Io mi spingerei oltre a dire che oggi l'Italia non ha una politica estera. Che cosa succede? La politica estera è per definizione una visione organica, è la declinazione dei propri interessi e dei propri valori o della propria visione nel mondo. In più momenti della propria storia l'Italia ce l'ha avuta, abbiamo dibattuto a lungo se sia stata efficace o meno, però ce l'ha avuta ed è stata anche riconoscibile. Oggi noi non abbiamo una politica estera, cioè non abbiamo una visione organica, ma abbiamo, come accade ai paesi politicamente deboli, solamente degli interessi economici che vengono perseguiti in varie aree e a volte anche in maniera efficace, perché come è stato detto, l'ENI continua a far pervenire gas e petrolio nelle nostre case, nelle nostre industrie, quindi siamo tutti rassicurati. Però questo è il minimo vitale per uno Stato sovrano. Ma vorrei aggiungere a quello che hanno detto brillantemente i tre colleghi che una crisi politica è anche una crisi culturale. Noi ci aspettiamo molto dall'Unione Europea, che purtroppo dal punto di vista della politica estera è un guscio vuoto. Quello che ci caratterizza in negativo rispetto agli altri membri dell'Unione Europea è che mentre gli altri hanno saputo portare la loro identità, le loro istanze all'interno delle istituzioni europee e non hanno cessato di essere rispettivamente francesi, tedeschi o spagnoli ed altro, noi invece abbiamo fatto una delega in bianco e ci siamo talmente impoveriti che abbiamo quasi una sorta di pudore a parlare di interesse nazionale, perfino di politica estera. Il problema è che la dimensione politica alla quale abbiamo attribuito la responsabilità di coltivare i nostri interessi al momento ancora non c'è e quindi siamo fortemente indeboliti là dove invece, ripeto ancora, francesi, tedeschi, spagnoli ed altri, pur essendo molto più concretamente europeisti di noi, non hanno cessato di coltivare concretamente la loro identità e la loro capacità di perseguire gli interessi nazionali. Quindi in questo momento l'Italia è molto più debole rispetto ad altri paesi europei, è molto meno riconoscibile. Però ripeto, questo è innanzitutto un dato politico a monte del quale sta un dato culturale. Quindi diciamo, mi spiace dover chiudere con una constatazione così negativa, spero che qualche collega intervenga subito per gettare diciamo elementi di maggior ottimismo, però a mio avviso in realtà il quadro è questo. Beh, direi che diciamo, le sue parole, sebbene appunto non propriamente ottimistiche, comunque almeno invitano e incitano a una ripresa in qualche modo del ruolo dell'Italia, come magari ecco un po' illusorio come discorso, come ponte di nuovo tra appunto il blocco europeo e il Medio Oriente, forse questo è dire troppo, però almeno riprendere una politica anche di interessi economici e non solo, culturali soprattutto, come si è fatto anche per gran parte del Novecento, insomma, e non c'è niente di strano in questo, è la come dicevamo all'inizio, è la naturale propensione dell'Italia, che fa parte del suo DNA, insomma, di vicinanza culturale, identitaria ai paesi del Medio Oriente. Quindi se non riprende se non dobbiamo augurarci di prendere solo una politica di presenza come veniva definita anche dagli americani, no? L'avete sottolineato voi nella vostra introduzione, se non solo quella, perlomeno un ruolo attivo anche culturale, ma non solo, in Medio Oriente è auspicabile.
Non so se qualcuno di voi vuole intervenire, è stato un dibattito articolato, molto ricco, io sono onorata insomma di aver potuto assistere prima di tutto a questa discussione. Ditemi se qualcuno di voi vuole un'ultima battuta o salutiamo il pubblico che ci ascolta e lo rimandiamo al prossimo appuntamento. Qualcuno di voi dovrà ricordarmi in questo momento. Il 27, ecco, la settimana prossima, giovedì, se non sbaglio sempre, su un tema ugualmente interessante, sul volume, l'ultimo volume di Federico Imperato, su Don Tonino Bello. Ecco, se qualcuno di voi vuole intervenire... ditemi. No, io direi grazie, abbiamo fatto un dibattito molto lungo rispetto alle medie dei dibattiti precedenti. Io ringrazio tutti gli amici, i colleghi Giuliano Garavini e Fabio Bettanini.